tutti qua in diretta, buonasera, buonasera, benvenuti a Paddo. Qua già stavano volando gli aneddoti e siamo tutti pronti a parlare di tantissimi avvenimenti occorsi in questa sera, questo fine settimana, compreso Dust e Biondo, è stato protagonista di Storia dei Motori, è stata una bella puntata, gente che ha scritto anche ieri, Stefano, nonostante tutto, e non per insultarti ma per farti complimenti per la tua storia. Oggi mi hanno chiesto se andiamo dallo stesso parrucchiere. Io e te, sì, andiamo dallo stesso parrucchiere, però tu hai perso già tanto. Chiera? No, no, dai, sono belli. Beh sì, un po' sì, sei un po' pane e salame, un po' fagioli, un po' pepe sale, scusa. Saluto Stefano, ciao, sono partito. Ciao Frank, stasera. Ciao. Dai, tento che siamo già lì, facciamo già lì da Pasqua, andiamo lì? Altrimenti lui mi sgrufola dopo, mi sgrida. Ciao Gigi Perotti, ciao. Ben ritrovato. Ciao, buonasera, buonasera. Dopo un mese sei in giro, sei tornato tra l'altro con un calesse, ti hanno prenotato un calesse. Sì, tutti sì. Partono con il jet. Tu no, invece... no, no. Come? Sono arrivato qua diretto, ci ho messo un giorno e mezzo in più degli altri. Però spesso poco. La dorsa di un delfino, bellissimo. Tu ciao Gigi. Quella dei tre Perotti, cosa fa? Come? Niente, tanto non capisce la nostra lingua, lui non la capisce, non è di qua. Vada. Buonasera Paolo Blora. Buonasera a tutti. Ciao Paolino, cosa c'è? Non c'è, ci fermiamo un attimo, torniamo su. Dai, ci fermiamo un secondo, scusate. È la diretta. Non volevi una city car? Guarda quante! Sì, ma la volevo più cabrio, sai che sono un tipo esigente. Eccola! Ma sai che forse è meglio una berlina, sai che sono un tipo esigente. Ecco, la novità assoluta! E se fosse un SUV, sai, sono un tipo esigente. SUV? Ti bastano questi? Ma veramente li volevo più affusolati. Guarda, la tua sportiva. Ma la volevo più... più... sai, sono esigente, eh? Più larga, più ruote, più cos'ha, sono esigente. Ma possibile? Con le centinaia di auto che ci sono da Fassina, neanche una ti va bene? Sai cosa ti dico? L'auto me la scelgo con chi dico io. Sono un tipo esigente, io. Da Fassina, l'auto che cerchi, c'è, anche per i più esigenti. Scoprila al Car Village in via Grassi 98 e in via Rona 15 a Milano. Ladies and gentlemen, salute the 2006 MotoGP World Champion. It's the American, Nicky Hayden. Never end, and if you need a friend, there's a seat here alongside me. Dovevamo ricordare, lo abbiamo fatto con grande piacere, un applauso a Nicky Hayden, che ahimè non è più con noi, però rimane una persona nei nostri cuori. Grande Nicky. Allora, saluto e ringrazio i nostri ospiti, i nostri amici. Ciao Arturo, riparto da te. Ciao Arturo, sei in forma? Sai che mi sono commosso? Anch'io. Guarda, tanto. Tra l'altro lui, il giorno dopo aver vinto il campionato del mondo, mentre lui vinceva il mondiale, io e Pasquale stavamo andando a Valencia, ricordo, perché poi ebbi la possibilità di provare la moto di Capirossi, vi potete immaginare che test riuscì a combinare io, e lui al lunedì mattina ci diede subito l'intervista, senza farci tribulare un nanosecondo, a differenza di tanti altri. Mi ricordo che ricorrevamo Stoner rischiando anche di pigliarlo a pugni perché ci pigliava in giro, non dico di altri anche più importanti, però Nicky ci ha dato l'intervista immediatamente. Perché lui era americano, sa cosa vuol dire lo spettacolo, l'immagine e la promozione di e se magari stesso. Anche il rispetto. E anche il rispetto per rispetto. Il pubblico. Esatto. Ezio, ciao. Sì. Buonasera, ciao. Giacomo, ben ritrovato. Mi hai dato questa cosa di Hayden, non so, ero partito gasati per far casino. Ma dopo facciamo casino. Però bisogna far casino, perché noi quest'anno, per noi della moto, sono successe tante cose, anche con Nieto, tanti altri, Lucchinelli, insomma, alla fine, non lo so, è un anno particolare, però è bello ricordare anche i momenti belli. Uno come lui, che a Valencia vinse questo mondiale a scapito di Valentino, però era un ragazzo veramente che gli volevano bene tutti, e come si dice, ma insomma ce ne sono tanti, sì, però sì, vabbè,
Vabbè, bravi ragazzi, mi fa piacere che l'hai ricordato. Va bene, Patrizio Cantù, buonasera. Grazie, buonasera a tutti, è il nostro mondo. Hai visto Tommy Verstappen, altro è che è il nostro mondo. Beh, d'altronde sì. Beh, abbiamo fatto due giri di lancio, siamo partiti finalmente. Adesso un po' rimando la sigla per un'altra volta, così almeno c'è la sigla. Ah, beh, perfetto. Paolo Blora, ciao Paolino. Ciao a tutti, buonasera. No, dai. Quando c'hai sta riga bionda come Daste. Mi suona un po'. Perché prima Daste si è solo visto, ma non si sentiva cosa diceva. Non voglio lasciarmi soli, non voglio lasciarmi soli. Ma copiati i capelli. No, prima di ciò che oggi mi hanno chiesto se andiamo allo stesso parrucchiere. Io e te, sì, assolutamente. Io e te, anche Blora, però, anche lui se è su quella. Va bene. Gigi, però, ti ben ritrovato. Lui può parlare anche senza. Lui tanto non si sente comunque. Io non vado allo stesso Non possiamo rifare la gag del viaggio, che sei tornato col calesse, perché sì, prima sì, l'abbiamo fatta, ma non si sentiva. Non uguale. Ben ritrovato. Ciao, Gigi. Ciao. In forma? Sì, sei in carico? Un po' indormento dal fuso orario. Però. Poi dobbiamo parlare di Marchione, della Ferrari, del tuo amico Kimi, via dicendo. Palazzoni, buonasera. Buonasera a tutti. Giannola prima ricordava, è un anno fantastico per il motociclismo italiano, perché la Ducati, i piloti, Morbidelli, Dovizioso, una cosa bellissima per gli appassionati, e io lo sono da 10 anni, è fantastico. Pino Lievi, buonasera. Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Daniele Galbiati. Buonasera, Daniele, buonasera. Grazie buonasera per essere qui. Dario Marchetti, applausone. Ciao Dario. Buonasera, ciao. Ti è andata bene, sei arrivato in ritardo, ma ti è andata bene perché avendo avuto noi il casino è come se tu fossi arrivato perfettamente. Grazie per aver fatto il casino per farmi arrivare. Stasera ragazzi, un caso lì non ci bastava. Non ce ne bastava uno, allora abbiamo pensato di giocare al raddoppio, pronti via. Gasolio 1 e Gasolino, che ha già litigato con Merzario appena arrivato. Volavano delle madonne in questo studio, pazzesco, un Arturo gli correva dietro. Perché sembra che lui voglia sposare la nipote di Arturo, e Arturo non ci sente, dice no, piuttosto è il copy, mi ha detto. Io gli ho consigliato di non sposare, ma di No, non si dice così! Non però, si però dice lui, così. Lui non so se mi ascolta, sinceramente. Lui chi? Lui, mio figlio. Federico. Ce lo presenti, ciao Fede! Ciao a tutti. Grazie per essere qua. Stasera doveva esserci la tua macchina al monoposto, Formula 4. Formula 4, esatto. Il motivo per il quale litigavi con Merzario, per cui però è successo un casino anche al team, per cui speriamo anzi che non ci siano problemi per la paio di settimane, poi ci rivediamo qua in studio. Grazie per essere qui. Cosa si prova a essere il figlio di Gasolio? Beh, diciamo che a volte in pista comunque hai un No, da figlio, pilota dove? Da figlio è una tristezza. Distretto, disperazione, però se lì vicino da un marrovescio. Perché è una tristezza? Sai che lui si è sempre l'ho sempre messo in imbarazzo, perché a me piace scherzare, giocare, l'ho sempre messo in imbarazzo. Ma che lui l'ha detto, lui si vergogna da piccolino, si imbarazzava. Dunque un bambino che si imbarazza del padre è favoloso. Ma ancora adesso si imbarazza. Però mi divertivo. Pare molto poco adesso. No. Ormai siamo abituati a sopportarci a vicenda, esatto, anche perché siamo caratterialmente uguali. Va bene, va bene. Modo poi ci racconterai delle esperienze monoposto. Allora, ragazzi, partiamo dalla Formula 1, se siete d'accordo, perché si è assegnato un campionato. Partiamo dal campione, perché mi sembra giusto. C'è stata la Formula 1, Arturo, e poi tu parlerai delle interviste di Arriva Bene e di tutto il resto, perché oggi ti abbiamo visto arrabbiato con un coltello su Facebook, eri super incavolato. E partiamo da lui, dal re, no? Come l'abbiamo chiamato qua, King Lewis. Che piaccia o non piaccia. Andiamo da lui, poi ci spostiamo sul discorso Ferrari, perché a partire da Vettel, la partenza, l'ennesima dimostrazione forse di un filo di tensione di troppo. Insomma, una stagione che è andata probabilmente veramente all'opposto di come sembrava potesse andare. Lui, al di là del bravo vero da sempre, da quando arrivò in GP2, prima coi car, poi in GP2, poi a Formula 1, cioè lui non ha avuto bisogno, come si suol dire, di adattarsi, di fare l'apprendistato. Lui è uno forte vero. Delle volte è andato anche oltre le righe, poi si è ridimensionato. Adesso si sta gestendo bene. In questi ultimi due anni si sta autogestendo, perché non penso che lo gestiscano, ha imparato ad autogestirsi, non ha bisogno, com'è di moda adesso dire, il coach menta del coach. Menta dent coach. Ah, non il dentifricio. Non il metto i denti e la testa, bravo. Fa tutte e due. E l'ha dimostrato in più occasioni. E su questo devo dare atto che in parte di quello che Marchionne non condivido, una delle cose giuste che ha detto è che Vettel
sembrerebbe quasi un italiano del sud piuttosto che un tedesco del nord, per una panoramica generale. Voglio Hamilton anche perché comunque poi si possiamo collegare al discorso Ferrari, anche perché Gigi, il microfono ce l'hai lì, sul discorso di Hamilton in Ferrari, tanti lo vogliono, adesso che stanno già cominciando a scrivere vogliamo Verstappen in Ferrari, chiaro, però adesso sta andando come un fenomeno, però forse Lewis poteva venire in Ferrari. Io penso che poteva venire, ha tenuto aperto fino che ha voluto il gas. No, ha tenuto aperto il mercato, diciamo, fino che ha voluto. Secondo me ha avuto anche più di un incontro con gli alti della Ferrari. Poi è successo un qualcosa che, perché lui è molto, è così, è, la gente dice che quando è ispirato guida bene, però lui è un naturale, c'è stato un qualcosa che non gli è andato bene, è tornato a Mercedes, ha detto io rimango, e Ferrari ha rinnovato a Vettel. Ma ha rinnovato prima Vettel? No. Oh. No. Lui ha deciso tutto. Hamilton? Per me lui ha deciso tutto. Ti risulta, Pino? No, beh, risulta che lui parlasse con la Ferrari, anche se poi la Ferrari ed Hamilton smentivano, cioè, però... Del resto era naturale che la Ferrari parlasse con uno come Hamilton, così come è naturale che abbia parlato anche con uno come Verstappen. Purtroppo l'esito per entrambi non era lo stesso, è stato dei più felici. Non era lo stesso parlare. Non Ferrari, era probabilmente lo stesso parlare. Ferrari era proprio, giustamente ha capito che lui, diciamo, era l'atto finale per una cosa che doveva arrivare, come poteva essere, per dirti, un Schumacher, una cosa, il pilota che manca, no, Schumacher era da costruire, scusami, sì, però no, dico a livello si poteva una continuità di quello che ti, per me lui è quello che manca quest'anno, per dirti, darei 10 pur 10 alla macchina, ma manca lui, per dire, no? Sì, quest'anno è mancato, secondo me, in più uno occasioni come lui, l'Hamilton di quest'anno con la Ferrari avrebbe vinto il mondiale, secondo me. Certo, perché certo. Hamilton è uno che ha imparato la lezione più grande, che per vincere devi saper perdere, e lui tante gare le ha sacrificate, no? Certo. Io non sono d'accordo con Arturo che dice che si è costruito a sé, perché lui è uno che è molto costruito in assoluto. Dennis, anche convinto. Tutte le pirlate che dice, esatto. Mexico, amo il Messico, è stato il paese più bello del mondo, però lo dice su ogni circuito, fa parte no? del suo personaggio, sì, ha capito fa parte, che serve, però uffa, sempre le stesse cose, stanca, no? Sì. Io dico che dietro Hamilton, dietro gli ultimi titoli, c'è Niki Lauda, che io te lo dico perché parlo molto con Niki e so quello che Niki ha spesso detto a Hamilton, e che Hamilton non capiva. Però ci ha messo 3 anni, dopo. Poi ha cominciato a capire e ha cominciato a vincere, perché Niki è come Fangio, cioè ha un detto, bisogna vincere andando il più piano possibile, ed Hamilton quest'anno ha fatto così. Ha saputo perdere, ha saputo farsi superare, no, ha saputo ingoiare amaro, mentre negli anni scorsi avrebbe creato dei casini, non avrebbe fatto passare Verstappen in partenza, eccetera, e ha vinto un titolo mondiale che vale oro, ma vale oro non tanto per il contenuto, perché un titolo è un titolo, quanto per come ci è arrivato. Nessun altro ci sarebbe arrivato. No. Guardiamo poi il confronto con il compagno Bottas. In queste ultime gare è morto. Bravo, pilota. Io l'ho sempre considerato un ottimo pilota, non un campione. Ha fatto la sua parte fin dove è stato possibile. Sì. Poi, quando doveva subentrare il pilota, ce n'è stato uno solo in Mercedes e non era Bottas. Ecco, quindi questi sono i contenuti del titolo mondiale di Hamilton. Certo che mi sarebbe piaciuto vederlo in Ferrari accanto a Vettel, ecco, perché però, scusa Pino, dietro tutto questo c'è anche un grande rispetto che Hamilton ha nei riguardi di Niki Lauda, infatti lo ascolta, certo, perché cioè, è credibile, esatto, no, è credibile. Scusa, e come Lauda, può, Vettel, anche, e come no, può Vettel dialogare con l'arrivo bene? No, finisco dicendo anche che comunque a questo punto del campionato, quando mancano 2 gare alla fine, finalmente abbiamo capito qual era anche il valore di Rosberg nella squadra, certo, in assoluto, perché Rosberg è uno che ha battuto Hamilton. Poi non ce l'ha più fatta, ha detto non posso andare avanti un altro anno così perché mi distruggo la vita,
mi ritiro col titolo mondiale e tanto di cappello. E ha dimostrato anche lì di avere un gran cervello. Un gran cervello lui, però dimostra anche quanto vale lo stesso Hamilton, perché uno che, insomma, tutte e due hanno creato una grande Mercedes, adesso in Mercedes è rimasto un pilota. Però c'è da dire, Pino, che Vettel le ultime gare non si è capito bene. Non è crollato, mentre Hamilton non è crollato. L'avversario non c'è più stato. Hamilton non aveva la miglior macchina negli ultimi Gran Premi, ha avuto una macchina inferiore almeno in tre degli ultimi quattro Gran Premi. Perché andava meno da però ha portato punti, c'è riuscito, no? Vettel è andato via col cervello, Vettel ha sentito la tensione Ferrari, il Red Bull se perdeva non succedeva niente, perché la Red Bull è la Red Bull, lascia il tempo che trova, no? La Ferrari è la Ferrari, cioè vincere con la Ferrari è più difficile, ti dà anche un'altra esposizione, ti dà la gloria, tutto quello che vuoi, però vincere con la Ferrari ti crea una tensione che è incredibile, anche a perdere che lui non regge. Ma anche a perdere ti crea sensazione. Siccome all'inizio, scusa, ti ricordi che parlavamo che Vettel sì, ci aveva tutto. No, lui ha sempre avuto tutto, non da vero. Però adesso è mancato lui. È mancato lui. Cioè, uno che fa quattro pole position e vince solo tre Gran Premi. No, c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non va. E lì devo dare atto. Con la miglior macchina in quei quattro Gran Premi lì. Devo dare atto alla critica, tra virgolette, positiva, non negativa, di Marchionne, che dice che purtroppo è venuto a verificarsi un Vettel più italiano del sud che un tedesco, sì, del che nord. È una condanna, cioè, tu una non condanna. Prendi il pilota perché sia terrone emotivamente, terrone piuttosto, tu prendi il pilota perché vinca. Emotivamente, no? Vettel non è stato all'altezza, sì, come però, è stato però lo paghi come uno che invece non è emotivo. Gigi, Patrizio, arrivo, Gigi, vai Patrizio. L'hanno anche messo sotto pressione, secondo me, in una maniera assurda. Vettel. Ma è giusto, non scherziamo. Io ripeto, se uno non vuole avere la pressione, faccia pure un altro mestiere. Lasciatemi finire il discorso, scusate. Io non sto, certo, capisco perfettamente quello che dici, però sto dicendoti che anche tutte le problematiche che ha avuto la vettura, cioè ha avuto la monoporto, parliamoci chiaro, lui era sempre in rincorsa, doveva sempre dimostrare che per forza di lui ha sempre per tre quarti di campionato avuto una macchina pari o superiore. No, ma non sto dicendo dalla prima parte, sto dicendo dalla seconda parte del campionato. Ci sta, è che sto dicendo dalla seconda parte del campionato, certo, la prima parte del campionato era, figurati, era davanti. Sì, con la pressione, è vero che Marchionne te la mette, perché Ferrari o Montezemolo non te la mettevano? Ma dai. Okay. Ferrari forse sì. Intanto scusami, ma Montezemolo è uno che ha creato se stesso sui successi della Ferrari. Figurati se non ti metteva sotto pressione. Quante altre cose ha fatto grazie alla Ferrari? Rispetto alla tua idea, io no? La penso diversamente. E Ferrari era uno leggero. No. Io ero con Forghieri. Ferrari, quando sono d'accordissimo con te. Io ero con Mauro Forghieri a Fiumicino quando loro nel 79 fecero debuttare in Sudafrica la T4. Sì. No? Presentata la settimana prima, va in Sudafrica, primo Villeneuve, secondo Scheckter. Comunque primo e secondo. No? Forghieri, che aveva volato accanto a me, c'eri anche tu. Quella, sì, sullo stesso volo, sullo stesso. No? Forghieri gongolava. È no? Vecchia che non gongola. E dice: ah, adesso appena arrivo, sai perché devo chiamare il vecchio? Perché a Fiumicino chiamato eccetera. Subito. Si fa prestare un pacco così di monete e sì, gettoni, monete. Attacca, tlac, 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 tlac. Pronto, Ferrari? Sì, noi eravamo lì, c'eravamo io, Poltronieri. chi diavolo c'era? Eravamo in 4-5, Morosini, forse c'eri anche tu. Vediamo Forghieri sbiancare. No, sì, no. E vabbè, ma cosa vuole che ne sappia? Sì, vabbè, adesso poi vengo e le spiego. Pam. Dico, ma Mauro, cosa è successo? No, Ferrari voleva sapere perché il terzo, che era Jochen Mass, è arrivato così vicino a noi. Ecco, quindi tu pensa alla pressione devastante che metteva Enzo Ferrari a sta gente. Certo. Adesso il povero Vettel si lamenta, ha troppa pressione in Ferrari. Vai a lavorare in banca, 1.3 milioni al mese, Pino, e non rompere le scatole. Mario, io
quando io quando con Pace eravamo secondi a 24 ore di Le Mans, perché abbiamo dovuto fermarci più di 52 minuti per sostituire il serbatoio, e feci una gara epica, secondo me, e io stesso me la riconosco, perché ho guidato 18 ore e 22 minuti. Chi per era l'altro con te? Pace, che lui non ha guidato in notte. E io mi pensavo di trovarmi, quando tornavo a Maranello dal Vecchio, non dico la parola bravo, ma insomma... era meglio che ti ritiravi, così la Ferrari aveva vinto, però si è ritirato l'ultimo giro, perché il secondo è il primo perdente, questo mi ha detto, è così, 1973, un titolo di un libro, tra l'altro. Ti smontano, altro che pressione. Vai, fai la domanda, poi ci si arriva a te. No, sono curioso, ma Ferrari il Vecchio era presuntuoso o era così di tutto di più? No, era presuntuoso, era così, rompeva le scatole, era comprensivo, era tutto Ferrari. Panazzoli, veloce. No, ma sto anche raccontando un'altra cosa, che anche quando tu entravi nell'ufficio di Ferrari, io mi ricordo che mi diceva: Palazzoli, lei cosa ne pensa? Io gli davo la mia idea, lui apriva il cassetto, tirava fuori un'agenda, diceva: ma perché due mesi fa mi ha detto un'altra cosa? Dico: sono passati due mesi. Questa penna viola scriveva, cioè, era uno che ti metteva sempre. Però si ricordava anche di averlo scritto, sì, per cui... sì, ma lui sapeva che io sarei entrato, si era preparato. Era già... era uno... okay. Gigi, invece, commentami anche questa frase: sei d'accordo? Un campione di cristallo? Ti spiego quello. Vettel ha iniziato con. Vettel ha iniziato la sua carriera già dal go-kart, è sempre stato con le cose migliori. Con tutto, dal go-kart migliore, è stato bravo, per l'amor di Dio, però cioè, tanto correva con tutti noi. Con la Red Bull ha vinto questi quattro titoli mondiali nel momento in cui la Red Bull era incredibilmente superiore. Tant'è vero che in un'intervista ha detto che la miglior macchina che deve aver usato era l'RB6 e poi la Ferrari, che naturalmente che ha detto questa cosa qua. Hamilton, contrariamente, è arrivato al go-kart per merito di Ron Dennis, perché non aveva neanche i soldi Hamilton da pagarsi le quattro gomme. L'ha messo nel camion con Rosberg e da lì è stata la rovina di Rosberg fino a farlo smettere pur col titolo mondiale, perché questa è la verità. Ha detto: visto che ha rotto il motore in Malesia l'anno scorso, mi è andata bene, se no avrei perso anche questo, almeno andiamo a casa, facciamo quello che dobbiamo fare. E questa è la diversità delle due persone. E dove si vede in questo? Hamilton ha vinto un campionato del mondo con la McLaren, è andato alla Mercedes, che in quel momento non era forte. Lui, per paura che la Ferrari quest'anno non fosse forte, ha firmato un qualcosa con Mercedes per cercare di pararsi qualcosa, e questa è la diversità, e questa diversità l'ha portato a fare tutto questo, perché poi alla fine non ha diciamo dato una svolta al suo contratto, al suo mondiale, perché alla fine non è stata la stella. La Ferrari non è che prima ha detto: ti teniamo, dici quello che è. Prima è andato a cercare un altro, e poi alla fine questa cosa l'ha portato a guidare la macchina in questo modo, penso, non giusto, non neanche da lui, perché alla fine si sentiva come un po', non so, sotto esame. Allora, mi chiedo scusa, fermiamoci un attimo, date un'occhiata all'audio, ragazzi, mi segnalano problemi sull'audio. Torniamo subito, forse, tra un minuto. M Serramenti, apri una finestra al risparmio? Propone due finestre misure 130x150, una porta finestra misura 140x240, una finestra misura 70x150, in PVC bianco, profilo Beca da 82 mm, 7 camere, doppio o triplo vetro, 3 guarnizioni in classe A, per un grande risparmio energetico, al posto di 4.200 euro a solo 1.950 euro, serramenti sui quali beneficerete della detrazione fiscale del 65%. Rendere efficiente la vostra casa sarà semplice e conveniente. Chiama ora per un preventivo gratuito al numero verde 800 13 43 43 oppure vieni a toccare con mano la qualità dei nostri prodotti nei nostri showroom. Siamo a Milano in Viale Abruzzi 4 e in Via Rembrandt 22, a Ponte Lambro in Piazza Vittorio Veneto e a Saronno in Viale Europa. M Serramenti realizza porte interne, porte blindate, grate, zanzariere, finestre in alluminio, legno e PVC. M Serramenti, apri una finestra a risparmio. E
Eccoci qua, scusate, stasera stiamo facendo un po' troppi casini, Halloween si sta vendicando su di noi, perdonate i problemi di audio, speriamo di averli risolti in maniera definitiva. Partiamo, andiamo a parlare perché, al di là di... fare una questione. Scusami, Vezio, poi vado sulla partenza dopo, se vi va bene voglio analizzare con voi quel frangente. Posso sollevare una questione qua? Solleva. Cioè, perché mi voglio allacciare un po' quello che ha detto l'Arturo, il Pino e Palazzoli, cioè... Ad esempio, 10 anni fa nelle moto mi sono introdotto dentro e abbiamo iniziato a usare questa parola del coach, per un parola inglese che però, vabbè, cioè quando, che non si sa cosa vuol dire, vabbè, comunque è l'allenatore di una squadra, però l'allenatore di un team, secondo me, invece ha aperto, io ad esempio ho aperto una porta lavorando con i giovani, perché? Perché comunque... secondo me figure carismatiche, perché voglio allacciarmi al discorso di Lauda, e secondo me una figura carismatica forte comunque può aiutare dei piloti in certi momenti della stagione, così, però gente che hanno curriculum, gente che sono forti. Io nelle moto questo l'ho vissuto con dei ragazzi che vanno nei momenti in cui tu l'hai vissuto prima di loro, puoi dargli una mano e un aiuto in certe situazioni che conosci molto bene. Quando voi avete parlato di Lauda, che è una figura carismatica, e Hamilton penso che l'abbia fatta un po' sua, cioè... io quello che voglio dire, ma perché allora la Ferrari o altre situazioni di Formula 1 non prendono personaggi, non dico carismatici come Lauda, però ci sono in giro personaggi del genere che hanno corso, che possono aiutare la Red Bull da quando è nata, c'è Helmut Marko e Chris Horner, che sono stati Helmut Marko un campione, poi dopo per un problema di incidente non ha potuto proseguire, ma è arrivato Chris Horner, che è pur sempre un campione europeo di Formula 3000, è uno che ci ha corso dentro. Comunque, oltre a Niki, non è Lauda, Toto Wolff è un altro che ha corso a livelli, ad alti livelli, non in Formula 1, né in GT. Certo, adesso vedi che hanno preso anche Prost nelle altre squadre, cioè anche perché non è che ci sono tanti piloti disponibili. Fammi il nome. Quello che voglio dire è un mentalista alla Ferrari, a pari alla Lauda. Prendi Prost, non so, o prendi qualcun altro. È già dire no, ragazzi, magari questi argomenti poi a fine campionato ci divertiamo a andare a fare anche discorsi. Stiamo un po' sulla tua... Sì, ma una cosa, Lauda è stato in Ferrari come coach, l'hanno spedito dopo una stagione, sì o no, Pino? Sì, beh, perché... No, lì è diverso. No, dici. No, perché poi è arrivato Todd. Allora, è diverso. Ho capito, allora... No, ma erano altre condizioni. Allora, anche Todd, il Petit Napoleon, attenzione, era un pilota anche lui. Per cui quando lui dirigeva il muretto era uno conscio di quello che sapeva fare, attenzione, non era solo così messo lì. Vedi che... Per cui ha avuto anche Ferrari, e non a caso in quel periodo, fortuna sì, fortuna no, con Schumacher, Ross Brown e Rory Burr hanno vinto e hanno fatto di tutto, okay. E ne ha beneficiato poi il Libera e Bella. Certo, mi date un'occhiata invece alla partenza per giudicare chi ha sbagliato che cosa, anche se mi sembra abbastanza chiaro cosa è successo, e poi anche sul fatto che la tamponata, la toccata di Vettel, che ha pregiudicato la gara di Hamilton, la sua chiaramente, ma in quanto tamponatore, insomma un pochino forse se lo meritava, mentre l'altro è stato... colpito e danneggiato. Vi ricordate a Spa cosa è successo un po' di tempo fa? Rosberg è stato penalizzato, sì, perché aveva tamponato il suo compagno di squadra. Qui a me sembrava la stessa cosa, però in realtà la situazione è stata ben differente. Vorrei che mi analizzaste la partenza alla base, perché lui era sulla Ferrari, soprattutto di Vettel. Allora ritorniamo ad agganciarsi al discorso che abbiamo fatto poc'anzi. Infatti ci stava. Siamo sempre lì. Ci stava, ecco, riallacciarsi. Cioè io mi riallaccio a un discorso del genere, perché stiamo parlando di una difficoltà di questo pilota, se vogliamo metterlo su quel piano lì. Perché ad esempio il buon Patrizio dice, ma secondo me c'è anche la Ferrari che è in difficoltà, non solo il pilota, certo, che è un insieme ma di questo cose. Però è un problema, questo nello specifico, però in quella partenza è un problema. Cioè in quella pilota, curva no, lì, secondo me... Però non riesco a capire uno una cosa. Come Verstappen è stato più carogna, cioè si è infilato dentro, ascolta, l'altro è stato più attentista. Lui doveva prendere, non aveva nulla da perdere, gli altri due si giocavano mondiale. Sì, però ho capito, però se non la rischi non vinci contro quell'altro. Gianola, però spiegami una cosa. Ha dormito. Scusa, spiegami una cosa.
Vettel partiva in pole position, aveva fatto una pole position fantastica. Benissimo. Aveva 16 metri di vantaggio su Verstappen in partenza. E quindi 16 su Verstappen 8, su Hamilton 16. Quindi spiegami come mai si sono trovati in tre alla prima curva. Ma perché sai perfettamente che il rettilineo è lunghissimo lì. È normale che sicuro che alla scia Hamilton è partito bene. Fettel non abbia fatto una bella partenza, sono d'accordo. Scusatemi un attimo. Secondo me ha dormito, non è stato sul pezzo come in tante altre situazioni quest'anno. Ma non è una questione di dormire o non dormire. Patrizio, guarda che la scia, quest'anno secondo me hanno avuto, funzionava male. Senti, e come in partenza, tanto è vero che Hamilton quando era dietro e poi ha cercato di passare, riuscivo a passare macchine molto più lente della sua. Io non voglio, io non, uno per volta. Però comunque Vettel aveva l'obbligo di presentarsi, ragazzi, davanti. Sì, ma infatti, ma comunque io non voglio prendere le parti di nessuno, però a me sembra che prestazionalmente quest'anno sulle prestazioni della Ferrari non si possa dire niente, secondo me. No, Stefano, però quando dicono se lo meritavano, adesso non mi ricordo 13 quante dei numeri sia in pole che di vittorie, spaventoso, cioè se sei veramente forte devi fare almeno infatti sto dicendo, se la gioca all'ultima gara, 6 vittorie pari, può essere che magari dopo perda il mondiale ed è stato un grande, è vero, secondo me quello che è mancato è stato poco sul pezzo Vettel, secondo me quest'anno in troppe situazioni. Secondo me, vai dai, c'è qua a Città del Messico c'è stata la rivincita di Singapore, nel senso che ti faccio vedere io che sono più bravo, ti faccio vedere io che tiro di più la staccata, e quindi alla fine a Verstappen è andata bene, a Vettel purtroppo è andata male. Io fossi stato in Vettel l'avrei alzato quel tantino, lasciato andare e poi me la sarei giocata. Hamilton che è partito bene, gli si è affiancato e ha avuto, oltretutto è partito bene, lo ha accusato anche di essere stato toccato apposta, no. Molto discutibile secondo me, poi il commissario non poteva stare secondo te? Molto molto al limite, perché insomma non ha fatto niente per evitarlo, è quello, perché nei commissari secondo me si discute sempre se c'è volontarietà o no. Ecco, secondo me in quel momento non ha fatto niente per evitarlo, magari c'era, adesso non si vede benissimo, un po' di spazio per evitare il contatto. Però Daniele, scusa, però ci insegnate voi direttore di gara che se, almeno questa Formula 1 vuole che se c'è un contatto che danneggia l'avversario volontario. Volontario, però allora Rosberg era volontario con Hamilton. L'hanno definito volontario. E questo no, cosa c'è la differenza? Non lo so, vado a cercarlo. È arrivato lungo Vettel, sicuramente è arrivato lungo. Tant'è vero che è arrivato con il volante. Infatti tonto, ho detto discutibile. Derapata. E vi posso dire una cosa, secondo me? Enorme talento di Verstappen, perché è bravissimo, anche rischia. Guarda, lì in Messico non lo qui dentro, non lo qui, neanche, qui in Messico, troppo... qui in Messico ha avuto un culo pazzesco. Però non perché due volte. No, io voglio che adesso analizzate Verstappen. Vettel dopo parliamo di Verstappen. Franco, non spostare l'attenzione, perché Vettel qua ha fatto una cazzata pazzesca. Bravo, e allora non parlare adesso di Verstappen, parlami di questo qua che probabilmente si è mangiato un mondiale. Volontarietà, come dice il direttore di gara, sì, vorrei far notare che proprio, allora se usiamo la parola volontarietà, Alonso ha accompagnato volontariamente Hamilton, aspetta, e anche Grosjean fuori con le quattro ruote, proprio Grosjean, anche e sai chi ha punito? Anche Massa. Chi ha punito? Grosjean, non Alonso. E allora vedi che stai dicendo una cosa. Ma non no, lì non è vero, perché ci sono 1000 replay, hanno la possibilità di vedere quello che vogliono, hanno gli onboard, hanno la telemetria, quindi prima di dare un giudizio, come vedi, passa tantissimo tempo. E quindi hanno preso la decisione giusto o sbagliata, come un arbitro, rigore o non rigore, hanno dato rigore. Comunque la... date 5 secondi a Verstappen negli Stati Uniti. Lo so. Hai capito? Stefano. La pressione dello stare in mezzo agli altri, forse quest'anno non ne ha fatti pochi di errori. Ne ha fatti un sacco. Perché se tu pensi che lui ha fatto una pole position, la pole position di solito comunque in prova ufficiale ci vuole una concentrazione esagerata. E se fai la pole vuol dire che sei veloce, cioè non è che Stefano lì dovevano far vedere chi staccava per ultimo e chi passava per primo dopo Singapore. Infatti è proprio lì che volevo arrivare. Tu nella pole sei da solo e quindi sei
se riesci a, ad esprimere te stesso, avere fiducia in te stesso, la pole la fai. Però una volta che fai la pole, poi non è che devi farti infastidire da quello che è di fianco, quello dietro. Invece, secondo me lui si faccia distrarre. Infatti, a questo proposito, guarda, questo qui è ripreso, Maurizio Alba l'ha ripreso da Lui è peggio di me, con Pozzetto e Celentano. Vi ricorderete la locandina, c'erano due belle gambe di donna. Questa è molto meno avvenente come, come collocazione, però... Io non so sinceramente se definirei peggio Verstappen di... So che tu odi Verstappen, no, però, ma non è vero, caro Cantù, non però è vero, secondo me il signor Vettel non ha nulla da invidiare in quanto bastardaggine in partenza, no, a Verstappen. Ma certamente, allora, scusate, ragazzi, tutto si svolge in pochissimi secondi. Allora, aspetta, ricominciamo da qua. Super spot, dai, su, funziona lo spot, almeno quello dai, funziona, visto che non funziona un cazzo stasera. Funziona lo spot, va bene, vai di spot, torniamo subito. Stasera... Libera la tua Desmo emozione da Ducati Monza, Monster, Diavel, Hypermotard, Multistrada, Street Fighter, Panigale. La tua Ducati la trovi da Ducati Monza. Vieni a scoprire la nuova nata di casa Ducati, la mitica Scrambler, in tutte le sue versioni e personalizzazioni. Da Ducati Monza trovi anche una vasta gamma di accessori, abbigliamento e finanziamenti personalizzati. E per la manutenzione affidati allo staff di Ducati Monza, il miglior modo per prendersi cura della tua compagna di avventure. Libera la tua voglia di due ruote, scegli Ducati da Ducati Monza. Allora, ricominciamo da qui, dai, sembra che adesso funzioni tutto, cerchiamo di calmarci, soprattutto io, medesimo me stesso. Lui è peggio di me, allora, pizzico Cantù perché io non sono d'accordo, invece no, Gigi, non dico che, non voglio essere l'ammazza Verstappen sempre, non è vero, per me ha un enorme talento, è pazzesco come parte, come fa, eccetera, come gestisce la gara. Però parliamoci chiaro, adesso analizziamo bene la partenza. Il tutto si svolge in pochissimi secondi. Verstappen due volte si è preso dentro con Vettel. La prima volta quando era all'esterno gli ha dato una ruotata e secondo me lì Vettel è andato un po' in bambola. Veramente, perché dopodiché ha picchiato prima di nuovo Verstappen, perché con l'alettone si è staccato l'alettone davanti a Verstappen e poi ha preso dentro anche Hamilton. C'era questa serie di curve, una conseguenza. Giustamente, però per dirti che secondo me si è trovato leggermente ormai fuori corso. Allora, il fortunello, scusami, ma secondo me è stato anche il grandissimo Verstappen, perché guarda Hamilton, è bastato che toccasse un attimo un collo e è partito una gomma. Ma Verstappen alla seconda curva era già andato via. Sì, ma d'accordo, ma gli ha portato via un alettone intero davanti, cioè non è che gli ha portato via... Cioè, quindi ha avuto la fortuna di non avere un problema. E poi vi dico anche un'altra cosa. Tutti i motori Renault in Messico sono esplosi. L'unico che è andato e ha vinto è quello di Verstappen. Beh, però ha già dato quest'anno, dai, lui. Ma ho capito, ma d'accordissimo, però voglio dire. Va bene, Gigi. È bravissimo, vai. Ma ha avuto la sua fortuna. La fortuna dei bravi. Gigi. Guarda, io voglio partire da questo. Come dice Arturo, è stato gestito male. Gli è andato una penalità la scorsa gara e questa che la meritava, perché alla fine lui nel giro veloce di Bottas si è piantato in mezzo alla curva perché l'ha scambiato per Hamilton, ha visto argento. Non gli hanno fatto niente. Gigi, ma guarda che lo guardano, lo riguardano il replay, l'avranno visto 100 volte. Ma guarda che hanno guardato, dico concettualmente, hanno guardato e riguardato 100 volte anche Spa l'anno scorso e non gli hanno fatto niente. Perciò il fatto che guardano e non riguardano è ininfluente. Se fossero stati a fare il punteggio per il mondiale, metti che fossero stati a zero, si giocavano il mondiale su tre gare. Beh, lui aveva danneggiato direttamente però il suo rivale. Non erano a pari e non si giocavano al mondiale. Ma non erano, ma allora scusami, se io non sono a pari o no, tu, io giro, vedi, perché tanto lui in quella curva lì era prima di entrare nel vecchio stadio, gira a sinistra, lui sulla destra, lo vede persino da quello specchietto là. Lui ha visto argento, era convinto che era Hamilton, perché bastava che al posto che farsi trovare sul lato sinistro, si faceva trovare sul lato destro, non era nelle scatole. E il problema è che chi l'ha guardato e riguardato come dici te non gli ha fatto niente dopo che la gara prima persino il papà si era scagliato contro qualsiasi persona immaginabile che l'aveva sanzionato. Perciò il primo errore è stato quello primo, lui non doveva essere lì, anche se poi dicono che io ce la posso avere o Cantù ce la possiamo avere, però il fatto è che lui non lo guardano mai in un modo equo. Secondo, se Vettel vuol fare il cattivo in partenza, uno lo metti fuori con tutta la macchina, tutto, non con metà e poi hai paura.
Perché mi sembra l'anno scorso Hamilton in quella curva, Rosberg l'ha messo fuori, è andato dritto. Sì. Però l'intelligenza di Hamilton fuori, qual è stata? Che è rientrato primo. Questa è la differenza, sì, che uno ha vinto il mondiale e uno, purché dopo quello può essere il miglior pilota, però in questi 700 metri è tutto qua la differenza, basta. Non si può fare, non è inutile che puoi andare a cercare un SEO, ma... Voglio vedere se riesco a beccare la partenza dell'anno scorso, hai fatto un riferimento... Mi sembra l'anno scorso, Pino, o due anni fa, no? L'anno scorso, Rosberg e Hamilton. Forse è questa, ripresa dalla... Però quando tu vuoi fare il cattivo, fai il cattivo. Tu invece vuol provare e poi ha paura, tutte le volte, tutte. Certo. Parlavamo prima di, parlava prima di quanto è stato influente Lauda su Hamilton... Verstappen in Malesia è passato tranquillo, poi non è più passato, eh? La gara dopo che non doveva passare non è passato a Hamilton, perciò è questo che lui è riuscito a capire, giustamente a mettergli in testa. Magari l'anno scorso, due anni fa, non l'avrebbe fatto, avrebbe spremuto fino all'inverosimile, anche non potendoci arrivare. Ma Luca, visto là fuori, visto là fuori Verstappen ha un carattere largo che arrivo io, è un carattere così. Ragazzi, allora se è un carattere così cosa facciamo? Lo so. Tutto quello che vuole. A me personalmente non va, ma però è così. Però certo che Schumacher, Senna, tutti quelli di sotto. Ma bisogna essere uguale. Così. Scusa, no, io non dico che non diventerà adesso un Schumacher, ti rispondo un Senna, da pilota. Il pilota vero, il campione vero, deve essere abbastanza dentro. È uno che fa gomitate. Basta, dai. Deve fare gomitate. Se fosse stato lì. In certi limiti. Ho corso anch'io in moto e in macchina. E allora? Preferite andare subito su Verstappen o passiamo, facciamo un saltino Marchionne e Ferrari? Presidente agitato o Verstappen? Presidente agitato. Presidente agitato, ti piace? Sono la risposta a Luca, mi dice non sono d'accordo con il gioco al massacro su Vettel di questa sera. Vedere praticamente lui l'origine della perdita del mondiale non mi pare giusto. Hai ragione, secondo me un pochino ce l'ha messa anche lui. Ecco, il resto l'ha fatto la squadra. Tutti il resto l'ha fatta. Ci ha messo del suo. Diciamo. Un pochino ce l'ha messo. Scusa, Luca, era quello un pochino il senso. Andiamo sul presidente, dai. Presidente agitato, Marchionne. Mi riferisco tra l'altro che nelle finali mondiali Ferrari non sia stato accolto da un tripudio di applausi, questo mi ha riferito, io non c'ero, la cosa sicuramente non ci fa piacere, però denota anche l'agitazione della squadra, uno stato d'animo evidentemente anche a livello della massima dirigenza che non fa ben sperare anche per il prossimo futuro. La mia modesta opinione è che il presidente si è sempre esposto con la scusa del caricare e dare spazio alla squadra, dargli tempo che si preparasse, si è sempre esposto, oserei dire, troppo convinto che avrebbero vinto quest'anno. No, quasi sbrufoneggiante. Quasi. Quest'anno mica tanto, l'anno scorso sì, quest'anno ma anche è sempre quest'anno, stato prudentissimo. Se vi ricordate, non è per fare da retorica, dopo l'Australia cosa vi dissi? Potrebbero cercare di perdere il campionato quest'anno, infatti ci sono riusciti perché le premesse avevano spiazzato tutti la Ferrari, nessuno ci credeva che già dall'Australia fosse così competitiva. Io personalmente, e credo che l'opinione qua dentro più o meno era uguale, che si rispecchiasse un po' gli anni precedenti. Sì, e arrivassero così velocemente. Bravo. E secondo me, non dico un preso sotto gamba, ma abbastanza facilmente pensando di essere arrivati a un super livello, infatti fino all'inizio dell'estate erano davanti. Quelli che facevano lavorare meglio le gomme. Bravo, ed è vero, perché lo dicevano i dati, lo dicevano i tecnici. Poi sono arrivati a cominciare a vedere che la stella a tre punti era dietro che ti soffiava sul collo e lì ci ha messo del suo anche Vettel a fare degli errori. Purtroppo è vero, bisogna dirlo. E lì ho dato a Marchionne quando l'altro ieri disse che purtroppo il tedesco di Germania non è stato così freddo e competitivo come potrebbe. Scusate, però è brutto dire, ma ha delle colpe, colpe il presidente o ce l'ha solo la... Beh, secondo me... Nella gestione di quest'anno, secondo voi? Sì. Direi che ha dei meriti. Ha dei meriti, però al muretto non ce l'è preso il giusto. Dei meriti, però, comunque ha un mondiale perso, voglio dire. Meriti in che cosa? Capita, ha ricostruito da zero una squadra, senza prendere nessuno dall'esterno. L'anno scorso, un anno fa, pareva che se la Ferrari non avesse preso Adrian Newey, sarebbe finita in Formula 2. Ha
cacciato via Ellison. Ha cacciato via Ellison, e tutti abbiamo detto: ah, la Ferrari non ha più un progettista, non ha più un aerodinamico, non ha più un punto di riferimento. Guarda dove è andata la Ferrari oggi, guarda dove è arrivata, cioè domenica era la miglior macchina dopo la Mercedes, o comunque se la poteva sì, toccare. Il risultato non c'è stato, ma per altre circostanze. Però la di Ferrari gestione è riuscita a evolvere la macchina, esatto, gara per gara. Certo, in certi momenti gli è andata male, sarebbe stato miracoloso un successo nel campionato. Però è stata una grande Ferrari, secondo me. Posso dire, Federico, giovane pilotino? Gasolio Junior, vai. Io sono d'accordo con quello che ha detto, perché comunque si arrivava da degli anni in cui la Ferrari era disastrosa come gestione, come risultati. Quest'anno sono stati fino alla tournée asiatica, perché poi dalla tournée asiatica si sono iniziate a vedere le prime crepe, ma io credo che quest'anno per la Ferrari sia stato un exploit incredibile, sia stato un anno, certo, eccezionale. Ovviamente la vittoria del mondiale sarebbe stata la coronazione di questo exploit, però penso che prima di dire che la stagione sia stata un fallimento, anche prima di accusare proprio un pilota come Vettel di proprio la, come la maggior causante della perdita del mondiale. Io parlavo di Marchionne, che ha detto il tedesco non si è poi rivelato così freddo. In ogni caso, io credo Vettel abbia fatto un'ottima stagione. Ma hai pagato per questo, ragazzo? Certo. Ma senti com'è saggio, ma ti chiami davvero a caso? Sei sicuro di essere sul Non può essere, non può essere. È un sosia. No, Franco. Non è mio figlio. No, lo so, non l'ha capito. Lui dice, lui crediamo tutti, ma la mamma lo sa chi è suo padre. Io non lo so. Palazzoli, vai. Volevo solo aggiungere una cosa velocissima, che c'è tanto di cappello alle continue evoluzioni che il gruppo che sta lavorando attualmente sulla Ferrari sta portando di gara in gara, perché man mano che passano le gare interviene su qualcosa e la macchina migliora. Però ragazzi, cioè, voglio dire, alla fine mi avete raccontato prima di Ferrari che vi ha dimostrato personalmente, direttamente, massacrandovi per dei bei risultati, e alla fine qui hanno perso il mondiale. Cioè alla fine la Red Bull ha umiliato la Ferrari in questa gara. Che non sia regolare, me lo dite voi, spiegatemi cosa potrebbe succedere. Però alla fine, quelli sono andati meglio al termine del campionato, sono quelli della Red Bull. Non sì, però dai, insomma, globalmente è stata la Ferrari la protagonista del campionato insieme con Mercedes. Ma perché mi spiegate voi che la Ferrari fa parlare di più, però i risultati... Ma no, ma cioè, ti parlo in termini di risultati, la Ferrari ha fatto quante pole position? 4? No, 5. Ha vinto 4 volte. Guarda i secondi posti, insomma, dai, la Ferrari ha fatto un gran campionato, però a Monte... purtroppo c'è la Mercedes. Però a Monte Carlo hai 25 punti di vantaggio. Arrivi a Monza che sei pari, fai 3 gare in Asia e vai KO. Esatto, è logico che lì dopo è dura risalire, un presidente giustamente è incazzato perché l'ha detto tra le righe. Io sicuramente un Vettel più cattivo me l'aspettavo. Ok, facciamo un secondo, andiamo in pubblicità, poi recuperiamo tempo e poi rientriamo. Arrivo lì, torniamo subito. Motostar, la grande concessionaria Honda a Milano. Dal 1975, due sedi e tanta passione. Da Motostar trovi tutta la gamma di moto e scooter Honda 2017. Moto e scooter usati di tutte le migliori marche del mercato, garantiti e ricondizionati. E poi vendita, ricambi, officina e assistenza con interventi rapidi e professionali. Motostar, due showroom a Milano in Viale Caterina da Forlì 24 e Viale Certosa 282. Eccoci qua, a fatica ma eccoci qua, teniamo duro, stasera bisogna tenere duro. Gigi, scusami, ti ho interrotto ma non si sentiva ancora niente, per cui ho preferito rimandare, sperando che adesso si senta. Certo, d'accordo che la Ferrari ha fatto una grande stagione, perché poi però è normale, l'appetito viene mangiando, sei lì, vuoi vincere, stai a guardare le cose che non penseresti che, diciamo, non penseresti di arrivare lì. Però penso che, guarda, al contrario di quello che magari pensano un po', io penso che una bella fetta di questa colpa la possa avere anche il presidente.
perché pur, io non so se penso che più si sia trovato ad accettare la fiducia che hanno, la fiducia tecnica che è stata data a questi ragazzi, lui si è trovato ad accettarla, non che l'ha voluta accettare. E poi devo dire che alla fine il fatto di aver cominciato la terza gara con Kimi che faceva un altro sport e poi tu lo vai a riconfermare, queste cose qua, poi ti arrabbi con Sassi, succedono questi problemi, allora dici che manca un controllo qualità, che la Ferrari non si è mai fermata prima di questo, allora prendi una spagnola che controllerà meglio. Beh, non so, e arriva, arriva a Vettel che probabilmente ha mancato un po', però alla fine ha fatto un grande campionato, gli viene a dire che è come un uomo del sud. Io penso che lui debba fare ma il ruolo del finanza e basta. Lui beh, ma sarà anche padrone di dire quello che pensa. Il ruolo del presidente pensa, è anche questo, stimolare la squadra. Questo è, Pino, questo è una mia idea, no? Come tu hai un'idea diversa, questa è una mia idea. Per me lui ha fatto quattro parole e non giuste, basta. Perché io posso sopportare che Enzo Ferrari arrivi e mi dica qualcosa perché... o come diceva Arturo, un personaggio come Lauda o qualcuno che ha avuto una storia che capisca, però una persona che sul motorsport come lui, se dobbiamo dire lo può fare perché è il padrone, allora è un altro discorso. Beh, ma però chi dovrebbe parlare allora? C'è anche un aspetto... Per me non dovrebbe parlare, dovrebbero parlare di questo, magari in una stanza chiusa, parlare in un altro modo, ma non come fa lui. Cioè, tu dici Dieter Zetsche, che è il gran capo Mercedes, non l'hai fa, mai sentito? Non dice questo, non fa mai, io non so, qualcuno ha mai sentito di questo? Prendete quello che più di tutti noi gli parla, voglio dire, però... Zetsche è uno che se gli parli ti risponde, non l'abbiamo sentito perché ma mai, tu hai mai sentito fare qualcuno queste uscite quest'anno, diciamo, pur che ho qualche anno fa. Beh, lui non aveva motivo per parlare in questo modo del prendiamo un altro Marchionne è italiano, è molto passionale. Per fortuna abbiamo un presidente che dice le cose come stanno, invece che nascondersi dietro a vedremo, adesso non lo sappiamo, stiamo analizzando, appena i motori arrivano a casa ti dice quello che pensa e quello che è. Beh, viva Dio, cioè in una Formula 1 sono due idee diverse, dove io tutti non vedo, ti dicono delle stupidaggini per non dirti la verità. Viva Dio avere un presidente così. Ammesso che quello che ha detto lui sia la verità, poi, perché bisogna anche Caspita, questo perché va bene. Due parole prima di passare alle moto, al motomondiale, ammesso che Bruscolini sia ancora lì, ma tutti voi siete belli carichi. Due parole su questa sospensione della Red Bull, ipotetica sospensione. Beh, nel paddock ipoteticamente girano fuori legge. Nel paddock girano molti strani. E quindi è chiaro che però i commissari avranno verificato. Certo che il clan dei commissari sta soffrendo anche l'allontanamento di quello che era il numero uno, che conosceva a fondo tutta la questione. Su questo è stato richiesto dalla Ferrari già per il prossimo anno un chiarimento dalla Ferrari, ha mandato avanti la Ferrari ma la Mercedes a ruota, un chiarimento per come deve essere bene fatta la sospensione, perché diciamo ormai siamo a fine anno, quello che è successo andiamo, però il prossimo anno non bisogna iniziare come l'anno scorso. Qua c'è un responsabile tecnico della FIA, Charlie Whiting, che non è all'altezza, cioè deve subentrare. Questa è la verità, però io ti dico il qui pro quo, oppure che vuole delle zone d'ombra. Questo è la delle zone d'ombra per potersi districare meglio, esatto. L'ha sempre fatto, eh? No, secondo me c'era, ed era quel ragazzo che poi ha dato le dimissioni che è andato in Renault. Sì, ma... infatti con il suo allontanamento, le sue dimissioni, come chiamate come volete, è uscita questa Red Bull molto veloce. Sì, ma... allora dicono, sai, le male lingue eccetera, è logico che una vettura viene verificata prima di partire. Però Bukowski, anche Ricciardo ha lasciato intendere che adesso, sulla macchina che sia per giustificarsi lui perché però qualcosina, sai, esce da allora neanche fare la porta. Bukowski è andato via aveva proibito di utilizzare alcune cose nella sospensione. Neanche fare la porta, va via lui, la Renault lo fa e parte e va a due secondi, guadagna due secondi, perché due secondi, ragazzi, cioè non guadagnano due virgole. C'è sempre il mistero della Red Bull forte a fine campionato. Ti ho ben detto, a fine campionato poi bravissimo. Va bene, dai. E la Ferrari allora.
Saluto questo messaggio, Federico e Giovanna. Saluto Federico e Giovanna, che vi ringrazio in questo momento di grande tensione. Scrivono: meglio Paddock con problemi di audio che molti altri programmi. Grazie, saluto ai Laghe, Merzario e Allievi. Allora, andiamo invece a parlare un po' di moto, ragazzi. Dai, che adesso che abbiamo sistemato l'audio possiamo parlare di moto. Hai visto, Federico ha passato il microfono a papà. Io no, è tutta la sera che sono distratto per una cosa. Quello là vicino a te è Costa? Questo qua sotto non so se si riesce a inquadrare, sì, è Costa, quello lì è Costa. Ah, ecco, perché tutta la serie sono di stato, secondo me è Costa. Dici, il cartone animato lì. Mi ha fissato lì tutto. No, ma diamo quantomeno merito all'altro Costa, quello della Mercedes. Sì, assolutamente sì. Che continua a macinare titoli mondiali insieme con altri ex Ferrari tipo James Allison, Phil Short e assolutamente. Tanti altri. Comunque, apro e chiudo una parentesi veloce. Vai, apri la l'anno scorso. La Red Bull alla fine della stagione aveva avuto questo progresso incredibile, poi hanno scoperto all'inizio di questa stagione che c'era una particolarità sull'ala anteriore, che avevano detto che non era proprio nelle consone ai regolamenti, esatto, sembra che fosse un'altra parte grigia. Quindi allora qui non è solo quest'anno, perché penso che anche l'anno scorso ci fosse Bukowski che comunque si occupava di queste cose, allora è proprio una è una costante, questi vanno a lavorare nelle parti grise meglio degli altri. Questo è il regolamento di Formula 1. Anche se bravi, giusto. Va bene, grazie. Oh, tuo figlio è decisamente più intelligente di te, Gasolio. Ma non è suo figlio, è anche molto più lucido. Cioè, ha preso come pseudonimo. Su questa cosa non si chiama Casoli di, come pseudonimo. Se Dio l'ha trovato qua per strada, l'hai preso infatti, per Franco, e gli ha detto: ti porto lì. Infatti, quando ha detto questa è una costante, ho visto il padre sgranare gli occhi. Cosa vuol dire? Io no, perché ragazzi io sono un falso stupido, Ma nessuno di noi se ne sarebbe mai permesso. Va bene, salutiamo il autore di libri e di tante altre. Salutiamo un attimo Bruscolì, scusate sono troppo preso dai messaggi, ne arrivano in tutti i colori. Brusco, eccomi. Cos'è che c'ha lì? Anche questo è il mio piccolo omaggio Haydn. Ah, la vittoria di Haydn. Bravo Brusco, bravo. Ciao, grazie. Ciao, per essere ragazzi. Con noi sei bello carico? Di più? Va bene, allora faccio un attimo la pubblicità, spero di recuperare e spero soprattutto che al rientro ci si senta ancora, altrimenti mandiamo la sigla un'altra volta e ricominciamo tutto da capo. Per cui state pronti, parliamo di moto mondiale, partiamo da dal Dovi. Eh sì, è Dovi. Dario, Dovi è tutta doveroso. Sera che mandi messaggini, a chi scrivi? No, a chi scrivi? Non si può dire, scusa. No, mandavo... a una di quelle lì che vengono. Sì, sicuramente. Purtroppo Marchetti, no. Va bene, torniamo subito, dai, state lì un attimo. È forza, è grinta, è off-road. Ora SUV e station wagon sono una cosa sola. Nuova Classe E 4MATIC All-Terrain, lusso sterrato. Anche con Dynamic Lease, il noleggio Mercedes-Benz con zero anticipo, canone fisso e 19 centesimi a chilometro. Per la tua Mercedes-Benz scegli la grande famiglia Venus. Tutti vogliono il Dovi, ragazzi, è scattata settimana scorsa dalla voce di Maurizio Bruscolini in quel di Pesaro una notizia che è rimbalzata. Faccio vedere anche questa pagina di bola.com, credo che sia un sito abbastanza interessante, importante, indonesiano, sì, in gay, cui un sito gay assolutamente molto gay. Jurnalis Italia, Dovizioso, Keyamaka, Rossi, Giadi, Pebalap, Pengugi, e poi nell'articolo viene riportato, virgolettato, tutto l'intervento di Bruscolini a Paddock, qui c'è anche il mio nome, per cui tutti ci mettono dentro tutti, fino lì è arrivato, bellissimo. Per cui allora, tutti vogliono il Dovi, da lì abbiamo rilanciato, Brusco, questo argomento. Io partirei, se sei d'accordo, Brusco, dall'ospite Marchetti, che si è riproposto finalmente, era un po' che ci snobbava, ma ieri si è fatto tutto il viaggio col Dovi, per cui non so se avrei voglia di... Fai finta che ha detto che ci saluta il Dovi, dai, fai finta che... Sì, sì, vi saluta, non vedo l'ora di venire qua a Paddock. Saluta tanto, va bene. Lui venne dopo che vinse il mondiale nel 125, a griglia di partenza. Magari allora, se vince il mondiale quest'anno, magari potrebbe anche venire. Sì, non credo proprio che vince. Verrà qua, però se ancora... Ma guarda che il mondiale non è mica ancora finito. Prima le belle immagini di Nicky ci ricordavano un mondiale molto simile. È un mondiale che è un po'
Marquez che lo decide, però e sai, no, nelle gare può succedere, si mette di mezzo una candela, la Honda si è già rotta un'altra volta, dove deve solo vincere, quindi è facile per lui, no, no, non è facile, però diciamo, però, sa che ha Marchetti, lì. Siccome lì. Io sono un Marquez, Marquez è un fenomeno, chi ama le moto non può non amare Marquez, però mi seccherebbe che si stendesse e a suo svantaggio vincesse Dovizioso, però sai, ci si può mettere una candela di mezzo, sì, beh, sono... visto che siamo a Halloween, c'è mica le candele. Comunque, diciamo, nelle secondo me sarà bello, se, cioè, è bello che se la giochino loro due, ah, che bello, le sfortune che parlavamo con Andrea, che comunque è un grande risultato aver tenuto il mondiale aperto fino all'ultima gara con questo Marquez, quindi comunque vada è una soddisfazione, ha vinto 6 gare, era contento, poi noi abbiamo parlato di altre cose, non abbiamo parlato molto di moto, a parte quelle cose lì di amici, di robe. Tra l'altro c'è anche un bel aspetto, secondo me, a livello commerciale, il Dovi è uscito dalla trattativa con Lorenzo, secondo me, abbastanza piegato in due, nel senso che molto, probabilmente molto gli è stato tolto, però molto gli hanno dovuto dare, perché 6 vittorie, secondo me, con il contratto che ha il Dovi, sì, pesano parecchio. Sì, contratti. Allora, i premi in Ducati sono sempre stati molto alti per la vittoria, il podio, il secondo posto. Non quindi so ha compensato. Con nel dettaglio il contratto di Andrea di quest'anno, ma so che quello dell'anno scorso era comunque per entrambi i piloti abbastanza importante in caso di vittoria, lui ne ha vinte, ma più o meno, non dirci quello della Ducati, non me ne... sì. Però qualcuno sa quanto può valere un premio vittoria in MotoGP? Un premio vittoria in MotoGP di un team ufficiale è oltre 200.000 euro il primo, intorno ai 100.000 euro il podio, intorno ai 50 il... C'è Federico che ha guardato suo padre, papà, te non li hai mai portati a casa? Facendo... sono pochi. Comunque più o meno i contratti, dico, tendenzialmente... Se tu vinci un campionato del mondo... No, a gara. No, a gara. Ah, a gara. Premi, a gara sono giuste. Se hai fatto 1.200.000 euro solo di premi gara, ti dico, no, a gara sono giuste. Tendenzialmente... tendenzialmente, ma potrebbero essere anche qualcosa in più. Qualcosa in più. Tra l'altro, scusa, ma Gasolio non ha fatto il conto lui, gli ha detto Federico, guarda che è 1.200.000, 6 per 2, sì, 12. Sì. E lui ha detto 1.200.000. Guarda che Federico è stato una sorpresa, perché vedi che inaspettato. Hai fatto bene a fare un figlio, perché magari quando lui me l'ha detto, ho detto no, ma se viene come te, invece hai fatto bene, perché non è comunque possiamo dire che potrebbe essere anche qualcosa in più. Considera che in Formula 1 io conosco i contratti di alcuni piloti, la media è 25.000 euro a punto. 25.000 a punto, non male, non male. Bruscolini, vai! Eccoci, buonasera. Allora, vogliamo festeggiare questa doppietta Ducati, questa doppietta rossa che è stata bellissima e che ha, diciamo così, movimentato il dopogara con i nostri giornalisti che volevano trarre in inganno Dovizioso e Lorenzo. Allora, Dovizioso, secondo il mio modestissimo parere, è stato velocissimo e fortissimo, soprattutto intelligentissimo. E anche Lorenzo non è stato da meno, perché ha sbagliato, perché Dovizioso l'aveva messo sotto pressione, perché lui voleva, secondo me, stare avanti, ha sbagliato, è stato superato da Dovizioso e poi è stato così intelligente da non ricercare i guai, le cose, eccetera, gli è andata molto bene, solo che come al solito Lorenzo è arrivato al traguardo, stando ai miei informatori, senza gomme, mentre Dovizioso anche questa volta gli ha dato una lezioncina, gli ha detto: caro Lorenzo, le gomme si trattano meglio perché alla fine vai più forte, però Lorenzo sta arrivando. Ma la cosa che volevo buttarti lì subito è che ti confermo, nonostante tutte le chiacchiere, tutte le risate, quant'altro, eccetera, che l'interesse di Yamaha per Dovizioso è importante. Così, io scusa, ero lì con la lingua fuori. Brusca Damus, scusa. L'ha detto settimana scorsa. È inutile che fate i furbetti e le storie. Le storie non vanno bene. Allora, io non ho, a me di Rossi me ne può fregare di meno. Punto. Okay. Secondo, la notizia è Dovizioso che interessa la Yamaha. C'è nel paddock, c'è un movimento che mette paura, ragazzi. Io non capisco perché i grandi inviati questi movimenti non li raccontano. I grandi inviati aspettano forse il comunicato ufficiale. Allora, sapete che Vignale si è arrabbiato come una bestia? Sapete che Vignale sta facendo un sacco di mosse perché non gli va bene come è andata la stagione? Ci credo. Okay? Sapete che la Honda è abbastanza preoccupata? La Honda è abbastanza preoccupata per due motivi. Il primo è
che la corte di Red Bull al buon Marquez è fortissima. Secondo, è passato il virus che la Honda vince solo con Marquez, quindi è Marquez che vince, non è la Honda. E questo qua, i giapponesi, e qualcuno di voi me lo insegna, li fa arrabbiare il giusto. Vabbè, okay. Però mi sembra anche abbastanza vero che la Honda vince solo con... Guarda, no, cioè, guarda Crutchlow, che qualche settimana fa... Mercedes vince solo con... Brusco, mi ha fatto ridere un'intervista di 2 o 3 settimane fa in cui Crutchlow disse no, ma io se dovrò lottare per una vittoria non avrò problemi a dar fastidio a Marquez. Non si sa dov'è Crutchlow, dov'è? Guarda, Dario, cosa ti dice Lucio? Io ho una grande stima per Lucio Cecchinelli. Ma anch'io l'adoro Lucio, però voglio dire... Però Crutchlow questa cosa qua se la poteva risparmiare. Forse sì, però è vero che la Honda vince con Marquez. No, la Honda vince con Marquez. È un dato di fatto. Comunque, cioè, se parliamo della Honda, che sia trattato tutti i piloti uguali, non ci credo neanche se li vedo. Perché quello, la moto che ha sicuramente sia Pedrosa che Marquez sono molto lontane da quello che ha, non so, Rabat. E poi vi dico un'altra cosa, adesso Morbidelli prende in mano, dopo i test della gara di Valencia, una di queste Honda qua. Io voglio vedere cosa succede, perché un fresco campione del mondo, quando va su, comincia a parlare. E bisogna vedere la Honda se comincia a mettere i suoi piloti nella stessa condizione, perché la Ducati comunque, che ritengo quest'anno la moto numero uno, è stata superiore sia alla Honda che alla Yamaha, e comunque per me Marquez è un gradino sopra, perché se togli lui l'altro è quinto e poi andiamo indietro, mentre la Honda la Ducati ha fatto un grandissimo lavoro per vincere 6 gare con Dovizioso, sempre sostenuto un pilota buono, ma non da vincere 6 gare all'anno, e questo lo sanno tutti. Quindi vuol dire che la Ducati ha fatto la moto top, è la numero uno, ha cannato 1 o 2 gare e basta, mentre la Yamaha ha fatto il gambero, cioè fino ai test. Quindi hai ragione Brusco che dici che Vinale si è incazzato, perché fino a un certo punto avevano fatto il record da tutte le parti, poi sono arrivati a Jerez, la moto è sparita. E lì bisogna capire che cosa sia successo. Ma già no, la scusa, conta il pilota e quello che il pilota dice ai tecnici o no? Conta tutto. Conta, però tanto qualcosa anche fuori le gomme strada. Questa stagione. Eh? Conta tanto anche le gomme. Che sì, però fanno un po' l'arbitro. Sono stati capaci a far lavorare bene quelli della Ducati, quindi quelli che ci lavorano su queste moto non sono scemi. Allora, come dire, fa fatica anche all'inizio di stagione la Honda, il rapporto elettronica motore non andava tanto bene, però Marquez lavora, rischia la pelle, perché lui in prova rischia la pelle, come è stato capace a chiudere il gas l'altro giorno quando è arrivato quarto, perché poi il mondiale lo vince lui, e tanto ha vinto, tanto è vero che poi la Honda anche ha rotto l'Inghilterra. Quindi sulla Yamaha di Dovizioso voglio dire, è possibile che un pilota può essere poi. Cioè, perché vai a prendere Dovizioso? Fatti questa domanda. Poi sarebbe assurdo per Dovizioso andare in Yamaha, quando adesso ha imparato a guidare la Ducati alla perfezione, vince quest'altro. Lui secondo me potrebbe usare l'offerta Yamaha per alzare il prezzo in Ducati, ma se andasse via sarebbe però è anche, ok Paolo, però è anche vero che è stato detto che va la Yamaha, però tu vai a cercare Dovizioso? Perché Dovizioso lo mettono come pilota che ha fatto crescere tanto anche la Ducati, insieme Brusco replica, replica, poi vado a sentire Dario, Paolo, gli altri. Stefano, vai. Adesso glielo spiego io perché cercano Dovizioso, ok? Sì. Perché nel 2001, quando è arrivato un certo Jorge Lorenzo in Yamaha, la Yamaha è cominciata ad andare forte, ok? No. Ed è sempre andata forte quando c'era Lorenzo la Yamaha. Non 2001, 2008, 2008. È un collaudatore sopraffino, sì. Ok? Poi Lorenzo se n'è andato e quest'anno la Ducati sta cominciando ad andare forte, quindi il suo apporto, nonostante tutte le critiche eccetera, ad allineare la Ducati gliel'ha dato, ok? E la Yamaha non va, ok? Queste sono le vere cose. Poi andate a rivedervi quella cosa che ho pubblicato io qualche giorno fa, l'intervista di Maregalli, che dice esattamente quello che noi sosteniamo da sempre, che la Yamaha di inizio anno andava forte. Poi ad un certo punto, lo dice Maregalli, non lo dice Bruscolini, la Yamaha ha seguito le indicazioni dell'altro pilota e la Yamaha non è più andata, punto. Questi sono dati di fatto, noi lavoriamo sui dati di fatto, lavoriamo anche sulle chiacchiere, perché ad esempio Zanola, tu mi dici che lui ha fatto il contratto Morbidelli con la Honda,
ma tu lo sai bene che stanno trattando gli amici di Tavuglia con la Yamaha per metterlo al posto del pilota che sta male, Fulga. Perché? Perché ci stanno provando, perché lo vogliono, perché stanno cercando di farlo, ok? Io dico quello che il paddock mormora. Io all'interno del paddock ho decine e decine di amici che ci lavorano e che, con i quali mi confronto quotidianamente e con i quali cerchiamo di avere le notizie, ok? E io le notizie te le riporto. Poi dopo, se accade o no, è un altro discorso, ok? Ad esempio, nessuno vi ha mai detto che il team che aveva fatto la donna l'anno scorso, il British Talent Team della Moto3, ok? Sapete perché aveva fatto la donna questo team? Sì, questo team con McPhee. Lo sapete? Con McPhee l'ha fatto. Ecco, perché l'ha fatto? L'ha fatto perché la donna vuole inserire un giovane pilota inglese. Un giovane pilota inglese e il British Talent Team perché voleva portare con questo team una televisione, voleva fargli fare la stessa cosa che sta facendo Sky in Inghilterra con la VR46 qua in Italia. E questo è un dato di fatto. L'anno scorso hanno fatto il giro uomini della donna in tutto il paddock, ok? E poi andate così, comunque domani tutti i termini precisi di questa situazione dove un team, cioè c'è un po' di conflitto di interessi se l'organizzatore del mondiale vuole fare un team, che lo voglia fare perché vuole portare gli spettatori inglesi o altro è un discorso, però c'è un conflitto di interessi importanti, se poi tu ci metti dentro Puig, che è l'uomo Honda per eccellenza, che fino all'altro ieri è stato lì, ci metti dentro l'ex capo della logistica che adesso è andato in pensione della Honda, e allora gli altri che fanno gli amici miei che fanno i team eccetera e mettono i loro sponsor, le loro cose, mica sono trattati allo stesso modo se la donna spende 2 milioni per fare un team per portare dentro la televisione inglese. Ragazzi, queste cose qua, ora che cominciamo a dircele, sì, mica le possiamo lasciare lì. Però Brusco, questo è un discorso per dare comunicazioni a noi che seguiamo e all'ambiente, però ci siamo un po' allontanati un po' sul discorso che dicevamo legati alle tre moto, no? Cioè Honda, Yamaha e Ducati. Sì, cioè, ma quello lo riprendiamo. Io quello che voglio dire è che c'è un malessere generale, ok? Ci sono cose che non funzionano e ci sono cose che bisogna che andiamo a lavorarci sopra probabilmente, ok? Questo motociclismo fatto così, anche tutta la storia delle gomme e quant'altro, eccetera, non funziona più. Funzionava un tempo che si è dovuto, adesso sta cambiando e stiamo rimediando agli errori che ha fatto un signore che è lì. Il signore che è lì e gli errori che ha fatto è Cantù, che ha portato 12 miliardi nel 1995 alla Rai, per lanciare la pilota. Ma ha tenuto il 30% lui, gliel'hai detto? Bravo lui. Non ho capito cosa ha detto Bruscolini, però non ho sentito finire, gli avete parlato il sopra. Il finale non si è capito, scusa. No, volevo dire, era una battuta chiaramente nei confronti di Cantù. Allora, nel 1995 è nato il motociclismo del marketing, perché? Perché un'azienda importante, che è la Peroni, grazie agli ottimi servizi di Cantù, è andata alla Rai e gli ha detto: vi do 12 miliardi di vecchie lire perché voi dovete prendere i diritti, perché noi abbiamo un pilota, questo pilota aveva appena fatto un contratto con Pernas per 3 anni con la Aprilia, ok? E lì è nato il motociclismo del marketing, questo motociclismo del marketing lo siamo portato avanti, adesso sta cominciando per fortuna a cambiare. Ma questa è la storia, ragazzi. Ascoltami, il motociclismo del marketing penso che sia essenziale per quanto riguarda uno sport come il motociclismo. Prima che noi arrivavamo alla Rai, andava su Telepiù. Signori, il signor Biaggi ha vinto 2 titoli nella 250 con l'Aprilia e andava su Telepiù. Se ti permetti, è stato un salto di qualità enorme da parte della Dorna riuscire ad andare. Poi, senza contare quello che è successo dopo con le vittorie di Valentino, eccetera, eccetera, gli anni successivi. Questo secondo me è fondamentale, ma è giusto che la donna faccia questo. Eccleston lo faceva regolarmente, Franco. Cioè voglio dire, mi sembra una cosa normalissima nel motorsport. Anzi, è un peccato che non l'abbiano fatto ai tempi. Sì, infatti stiamo andando veramente fuori tema, ragione Pino. Tanto mi confermo, scusa Brusco, però forse non si è capito perché tu parlavi del team British Talent, che però chiude, l'hai detto che chiude, perché... Esatto. No, non si è capito. L'anno prossimo non ci sarà più il pilota, qui andrà a correre con una... Ma al di là di quello, però non ci sarà più, spiega il motivo, perché forse non si è capito bene. Okay. No, non c'è più, perché? Perché la donna gli dava 2 milioni di euro, okay. Okay, per fare il team, ok?
perché volevano che arrivasse una televisione a prendere il team come ha fatto il Team Sky. Però nonostante tutti i buoni servizi, i buoni auspici eccetera, non se l'ha acchiappato nessuno, non è arrivato. Okay. È solo settimo, il Mir che ha vinto il mondiale lo ha doppiato a punti e nessun inglese ha beccato per fare un team e spendere quei soldi in Moto3. Ok, va bene, non i piloti. Okay. Però a me queste qui mi sembrano una anomalia. Va bene, ok, però adesso io voglio stare su Ducati, ho la pubblicità, però voglio chiedere a Blora la mappatura numero 8 che ha Petrucci sulla sua moto, a cosa corrisponde? Petrucci era un po' mappatura 8, mi hanno detto che ce l'ha Petrucci. Adesso no, non ce l'ha Petrucci. Non ce l'ha Petrucci? No, ce l'ha solo Lorenzo. Ce l'ha solo Lorenzo. Cosa è successo? No, gli hanno detto più che altro di non infastidire più di tanto Dovizioso, perché ovviamente devono fare il bene anche della squadra e della casa costruttrice che... Ma perché corre. Allora giocare così tanto, no? Nel dopo c'è stato, non c'è stato, no, non l'ho visto, sì, l'ho visto, ma, no, non c'era. Ma Dallegna ha detto che gliel'ha comunicato e ha dovuto prendere questa decisione anche un po', diciamo, scomoda, perché per il bene di tutte le persone che hanno lavorato per far sì che la Ducati fosse così competitiva e tenere aperto il mondiale, sicuramente, anche se sarà molto difficile vincere la Valencia, però potrebbe anche sempre succedere, no? Comunque vada, comunque sarà sempre un successo dopo questa stagione che ha fatto la Ducati. Però perché voglio dire, Dovizioso, una cosa. Scusa, sì, sì. Posso chiederti dopo la pubblicità? Sì. Te la ricordi ancora? Sì, sì. Me la segno. No, fatti un nodo. Volevo dire, no, Boscolini diceva che l'arrivo di Lorenzo è stato molto incentivante e bravo, però voglio dare anche merito anche lo stesso Piro, anche Dovizioso, che un po' i problemi che aveva da Ducati, che aveva inizio stagione, li hanno sempre comunicati anche loro, no? E quindi hanno fatto un grande lavoro durante la stagione e hanno un po' migliorato, però anche se non c'era Lorenzo, secondo me riuscivano. Piro è un gran valore aggiunto per la Ducati ed è l'arma che gli altri, sì, non hanno un collaudatore così veloce. Soprattutto da lì, no, ma anche perché vediamo molte gare, anche Lorenzo, cioè usa le ali, Dovizioso non usa le ali, eppure sempre vincente uguale. Quindi... Però Lorenzo ha la mappatura 8, che gli altri piloti non hanno con la centrale in la mappatura 8. No, io quello che volevo dire, per... no, chi lì? C'è da dire, no, dico una cosa, dai, che sono già 10 minuti che si sente tutto, a casa sentono, sono imbarazzati anche loro. Torniamo subito. Harley Davidson Monza propone un grande assortimento di abbigliamento e accessori. Oltre 50 motociclette in esposizione, 13 punti officina, servizi di manutenzione, trasformazioni, omologazioni gomme fino a 300, verniciature speciali, rimessaggio invernale, banco prova potenza, servizio di assistenza, revisioni e test ride delle moto della gamma Harley. Sali su una Harley Davidson e vivi la tua libertà adesso con Harley Davidson Monza. Ragazzi, vi aspetto nel mio mondo, il mondo di Harley Davidson Monza. Troverete tutto. Motociclette, abbigliamento, gadget e soprattutto 20 anni di esperienza. Vi aspetto, ragazzi, venite a giocare con me. Harley Davidson Monza è consigliata dall'Associazione Nazionale Acquirenti Compulsivi. Allora, arrivano tantissimi messaggi anche sul discorso della... Cosa c'è? Sono rimasti sospeso io. Chi? No, sulla condotta di gara di Lorenzo, qualcuno dice, date un'occhiata ai cronologici, però è evidente, insomma, che doveva andare così ed è stato un bene che sia andato così. Giusto, per il bene del campionato, la Ducati è assolutamente uscita vittoriosa, al di là del primo e secondo posto, da questa gara. Gasolio, ti ricordi ancora cosa dovevi dire? No, io sì che me lo ricordo. Volevo solo dire che... C'era bisogno che la Ducati mandasse un messaggio a Lorenzo, perché prima, dentro l'ospitality, fare una riunione come succede sempre, no. Guarda che il mondiale deve vincere lui, perciò se ce l'hai dietro sappi che devi rallentare, e questo Lorenzo lo sapeva. Poi Lorenzo ha voluto fare la gara, e si è visto dall'abbraccio che Dovizioso era arrabbiato con Lorenzo, perché si è visto un abbraccio freddissimo. Perché? Perché quello là tirava come un disperato e dietro Dovizioso doveva andarlo a prendere, perciò rischiando anche di cadere. Ma quello là sicuramente l'avrebbe fatto passare, sono convinto di questo, perché sennò non avrebbe avuto il posto il prossimo anno in Ducati. Avrebbe vinto il team, eh?
No, non credo che avrebbe, cioè avrebbe vinto, poteva vincere la gara, forse. No, guarda, secondo me la gara l'ha vinta Dovizioso con merito, l'ha vinta meritatamente, e in quella fase di gara non ha avuto nessun vantaggio. Molto probabilmente l'avrebbe vinta lo stesso, ma secondo me quello che Lorenzo voleva far vedere che meritava di vincere la gara lui, poi magari rallentava in modo plateale all'ultimo giro per farlo passare, facendo magari questo è quello che penso io, anche perché lì Dovizioso era più a posto con le gomme, Lorenzo era già qualche giro che era un po' in difficoltà, e dopo quella sbandata lì dove è passato e Lorenzo ha lasciato stare, anche perché non ce la faceva. Quindi la gara, indipendentemente giochi di squadra o non di squadra, l'ha vinta Dovizioso perché era il più forte. Comunque Paolo dice una cosa giusta, secondo me. Forse è la prima che dice da quando è la prima che dice negli ultimi 20 anni, però qualcosa è giusto, cioè. Se vuoi ti spiego. No, è che perché penso che Dovizioso è arrabbiato perché la gestione della gara che ha Dovizioso è molto più avanti di quella che ha Lorenzo. Cioè Lorenzo mena ma non sa effettivamente, rispetto a Dovizioso, come gestire le gomme. Tant'è vero, come dice anche Dario, probabilmente ha pensato, ma stai tirando come un demonio, sei sicuro di arrivare in fondo con le gomme? Perché tira troppo. Perché stava facendo una gara per tirargli il collo, ma Lorenzo fa queste gare, non è che le pondera, lui è così, e tutte quelle, anche Aragon ha fatto così, lui fa sempre così. Cioè, poco calcolatore, secondo te? Non, secondo me Dovizioso è più bravo a capire, cioè Dovizioso non ti viene mai visto a tirare come un cane, mai, non lo fa, fa un po' il Valentino di qualche tempo fa. Tira solo quando gli serve. No, secondo me ha capito come gestire quella moto lì, sia sul bagnato che sull'asciutto, se no non vince 6 gare. Se no avrebbe potuto vincere anche Lorenzo. In questo caso per me Dovizioso è più arrabbiato, dice sì, avrei dovuto vincere io, ma tu in quel sistema lì andiamo o a cadere e a finire le gomme. Infatti Lorenzo stava per cadere, è questo il discorso. Io chiedo voi anche brusco, intanto fatemelo vedere se magari si agita, non lo vedo. Gigi, Paolo, il ritmo era molto elevato, non lo so, su questo hai qualcosa da dire? Niente, non hai niente da dire, ti lascio tranquillo. Gigi, secondo me, guarda, per me Lorenzo ha fatto una grande gara e alla fine poteva esserci anche un po' la gomma, ha cominciato a scivolare, l'ha fatto passare, tant'è vero che Dalligna ha detto uguale, come dicevi te, che alla fine giustamente c'è stato questo ordine, sicuramente avranno fatto per questa storia, tra parentesi, che si ride, si scherza, mappa o ci sia stato un segnale, avranno parlato prima, ma è una cosa normale, perché è una Ducati che ha questa, diciamo, opportunità, soprattutto con un pilota italiano. Penso che sia una cosa normale da tutti. Poi c'è un'interpretazione o l'altra, però Rossi lavorava con me quando io correvo in Super Sport, quando mi giocavo al Mondiale a Bransac, c'era Xaus in squadra con me. Prima della gara disse a Xaus: guarda che devi aiutare Paolo a vincere il Mondiale, cioè doveva proteggermi. Non l'ha fatto perché è caduto subito, però comunque doveva proteggermi. Lui c'era questa riunione, sì, la riunione sicuramente era, quello che io penso è sicuramente Andrea correva sapendo che se quello davanti fosse stato lui, anche Andrea però ripeto, Dario l'ha sentito, ci ha viaggiato insieme. Andrea nel dopogara è stato chiarissimo, ha detto: io non sono uno così, io credo al Dovi, il Dovi è uno di quelli onesti, libri, Dovi uno trasparente, è quello che ti dice di solito è, e da quanto ci ha detto lui non aveva nessun accordo pregaro, comunque non c'era nulla di stabilito. Da un lato onore, dall'altro evidentemente un filo di rischio in più di quello che poteva essere preso in considerazione, Dario, no? Beh, probabilmente è stato informato Jorge, che cioè, anche perché era l'unico che deve essere informato. Esatto, diciamo, l'altro deve fare. L'altro deve fare la sua gara. Jorge sarà stato informato, come ovviamente si fa in questi casi, di non infastidire troppo il compagno e di portare a casa il risultato migliore per la Ducati. Secondo me, infatti, vi meravigliate di questo. No, secondo me, se Dovizioso non fosse stato in grado di passare e ad andare via a fine gara, Lorenzo avrebbe rallentato, secondo me, perché ci sarebbe stato bene. Però se questo Dovizioso non lo sa, lui è costretto a tirare per passare quell'altro ed è quello che stava facendo, rischiando di andare in terra. Secondo me è stupida la cosa. Però andare dovevano andare, lui Paolo, tirava per andare a vincere, Dovizioso. E poi che Dovizioso sull'acqua sia un fenomeno l'abbiamo appurato già da parecchio tempo. Però si cade sull'acqua. Si sta anche dimenticando di Petrucci. Brusco! Ha fatto una garona. No, io volevo dire, io forse non ci siamo capiti prima, credo
di aver detto la stessa cosa di Gianola ma con altre parole. Allora, Dovi in questa gara ha tirato, ma non ha tirato allo spasimo come Lorenzo. Lorenzo ha tirato allo spasimo e alla fine è rimasto senza gomme e Dovizioso gli ha dato una bella lezione. Però il tormentone, ragazzi, che andavamo a cercare, eccetera, se Lorenzo aiuta o no Dovizioso, l'abbiamo trovato e Lorenzo l'ha aiutato Dovizioso, ha fatto benissimo la sua parte. La cosa bellissima l'ha detta Dall'Igna a fine gara, quando i nostri colleghi andavano a chiedere, a cercare di mettere Zizzani, eccetera, e gli ha detto: se avesse vinto Lorenzo avremmo sbagliato tutto, ok? E non ha vinto Lorenzo, quindi vuol dire che non hanno sbagliato niente, che è andato tutto benissimo. Ma comunque, come qualcuno ha fatto notare qua, c'è da rilevare un'altra bellissima gara, che è quella del signor Zarco. Il signor Zarco che è stato definito alcune gare fa un incapace, non mi ricordo da chi, eccetera, è arrivato terzo, ok? E ha fatto un garone. Poi Marquez, che non era in giornata, era una giornata, non ha fatto il Marquez, non ha fatto il passerello, non ha buttato via il grande patrimonio che aveva, ha portato la Honda al traguardo quarto e adesso un bel pacchetto di punti da gestire in quel di Valencia. Ricordate cosa è successo nel 2002, perché voi avete la memoria corta come tanti, allora io ve lo ricordo. Nel 2012 il signor Marquez è partito ultimo in Moto2 ed è arrivato primo, quindi questo vi dice quanto gli piace Valencia, ok? Precisato anche questo dettaglio, c'è un signore che è partito ultimo, che si chiama Danilo Petrucci, in sella alla Ducati, che sull'acqua, quanto vediamo, va molto bene, e Petrucci va meglio sull'acqua, ed è arrivato sesto, ok? Quindi voglio dire, gli facciamo un applausino a Petrus, che se lo merita. Lo facciamo anche a Morbidelli, quasi quasi, cosa dici? Lo facciamo anche... Guarda, Morbidelli, gli applausi gliene facciamo due, ok? Perché Morbidelli è un pilota, cioè tutti vanno a cercare, ma non c'è niente da cercare, Morbidelli c'è. Morbidelli è un pilota che ha imparato, perché il suo babbo gliel'ha insegnato, ex pilota eccetera, e l'ha tirato su per correre e per vincere, che tu devi rischiare, devi buttare il cuore oltre l'ostacolo quando hai la moto, quando sai la moto giusta eccetera eccetera, ok? Lui ha fatto, prima di vincere in Moto2 e di dominare, mi pare che abbia disputato qualcosa come 50 gare, ok? Perché doveva imparare bene a una sorta di Dovizioso della Moto2, nel senso che anche Dovizioso ha fatto tutta questa trafila per arrivare a essere padrone di una moto difficile come la Ducati. Lui è diventato padrone della Moto2 e quest'anno, se mi permettete, con 8 vittorie, non ce n'è stata per nessuno. Mi spiace molto per Lutti che non ha potuto difendersi nell'ultima, questo da sportivi lo diciamo. Però non succede quello che è successo domenica, neanche nelle favole, che l'amico nostro, e io a Morbidelli gli voglio molto bene perché lo portai io quando aveva 14 anni da Pramac, e lo ingaggiarono, lo fecero andare a correre in Spagna, che aveva solo 14 anni, ok? Poi dopo, adesso ha fatto tutto la VR46, ma la VR46 è arrivata quando Morbidelli già era un pilota un pezzo avanti con gli studi, e per arrivare un pezzo avanti con gli studi c'è un grande lavoro che è stato fatto prima, ok? Precisiamo anche questo dettaglio. Brusco, comunque, facci capire una cosa. Io ieri mattina gli ho mandato un messaggio alle 7.12 per invitarlo a pranzo e un'intervista, eccetera, alle 7.13 era a Francoforte e mi ha risposto. È un ragazzo eccezionale, questo ragazzo qua ci darà tanta soddisfazione. Scusa, facci capire una cosa, Brusco. Chi ha portato Morbidelli da Van der Straten? Perché secondo me quella è la squadra giusta, perché Van der Straten è un personaggio che anche automobilismo, pochi lo sanno, ha fatto tantissimo ai tempi, ha fatto correre le Lola, ha vinto un fiore di campionati, cioè è un personaggio, secondo me, se tu mi dici che l'Academy spinge per andare da un'altra parte, sta facendo un errore, perché secondo me invece il team lì di Van der Straten è un ottimo team. No, guarda, io non ti dico, allora, noi dobbiamo cercare di capirci, cioè forse io parlo una lingua, parlo il pesarese che è diversa dall'italiano, ok? Allora, io non ho detto che Morbidelli va là, io ho detto che secondo me, cioè, dalle notizie che ho io, ci sono tante di quelle, dalle notizie che ho io è che c'è un movimento abbastanza importante per portare il buon Morbidelli nel team al posto di Folger, nel team Tectoire, ok? Però se ci va o no, non lo sappiamo, però questo movimento c'è. Allora, siccome noi facciamo i giornalisti,
parliamo, cerchiamo, eccetera, eccetera. Le raccontiamo queste cose, sono cose che accadono, non sono cose fumose che non ci sono. Capito, ma stiamo giudicando. Va bene, va bene. Chiaro, chiaro, perfetto. E Ezio, vai su ancora forse su Morbidelli, poi cambiamo argomento e andiamo sul disastro di Yamaha. Più che su Morbidelli, quello poi staremo a vedere, perché no, scusa, non so di cosa vuoi. Sulla carta dovrebbe correre con la Honda, però vabbè. No, io voglio invece sono un po' rammaricato, perché voglio tornare sulla Ducati, perché quest'anno per me la Ducati forse ci siamo trovati un po' come parlavamo prima della Ferrari, no? Cioè che stai mangiando e vuoi mangiare tutto e vuoi forse vincere, e secondo me c'è un po' rammarico, perché ci sono stati nelle ultime 5 gare con Aragon e con Philip Island dove non ho capito come mai c'è sparito Dovizioso, mentre non è sparito Lorenzo, che ha fatto terzo ad Aragon, e lì la perdita del mondiale, perché secondo me la Honda con Marquez quest'anno ha mascherato molti problemi ed era molto meno forte di quello che tu pensi. È stato molto forte lui, ma ha sfruttato, bensì che è stato sfortunato in Inghilterra. Cioè, quello che mi dispiace è che quest'anno Dovizioso è ancora aperta, ma proprio c'è un lumicino così, perché poi sappiamo che, come ha detto il Brusco, ma lo sappiamo tutti, che a Valencia è presso poco imbattibile il signor Marquez. Però, insomma, sì. Però la Ducati ci ha lanciato Dario e poi vado alla Gigi. Vai, Dario. Sicuramente questo che tu dici, Ezio, è giusto, soprattutto Philip Island è stato una gara no per Ducati, veramente no, da non avere una Ducati nei primi 10, quindi significa che lì c'erano dei problemi ed è stata una gara dove purtroppo Dovi ha perso molti punti. Poi sono successe tante cose, sono state delle gare dove sicuramente Marquez è il pilota più veloce che c'è in circolazione, è il pilota che camuffa dei problemi con della moto, ha uno stile di guida fantastico, ha un equilibrismo anche qua, ha fatto un salvataggio nell'FP4 che era già per terra da un quarto d'ora con lo sterzo chiuso, è tornato in moto, se lo fai fare 100 volte uno cade 100 volte, quindi lui è sicuramente un fenomeno e questo ha una valenza. Il merito di Ducati deve aver fatto una moto che va molto bene, non solo sul bagnato dove probabilmente è la moto più forte, che ha più trazione, che si guida meglio, però una moto che quest'anno ha vinto 6 gare, ha fatto delle belle gare anche con Lorenzo, ha fatto delle bellissime gare con Petrucci, quindi sicuramente la Ducati ha fatto un salto in avanti, ma per vincere contro Marquez non era facile. Puoi fare due zeri nelle ultime 4 gare. Gigi, velocissimo, che poi cambiamo argomento. Io vorrei dire che alla fine siamo tutti contenti, come diciamo la maggior parte degli italiani, questa Ducati possa giocarsi il mondiale, però non vorrei dimenticare che Marquez ha 3 zeri, adesso gli servono 3 punti, perciò alla fine anche lui ha avuto la sua sfortuna, diciamo. Ma lui è stato molto sfortunato, la rottura del motore in una gara. Però io penso che la Ducati deve essere contenta di aver fatto una moto per un pilota. Prima c'era un pilota che guidava la sua moto, adesso la guida Andrea, la guida Lorenzo, Petrucci va bene. Certo. Perciò quello che si diceva qua all'inizio dell'anno, che poteva essere forse il problema più grosso, vivere ancora dell'era di Stoner, adesso è una moto che puoi pensare di dare a un pilota e che debba far bene. E la guida anche Stoner, perché quando ci sei sopra la certo, guida ancora però Stoner. Lui guida di tutto. Esattamente la stessa cosa che non si può dire della Yamaha. No? Adesso vedi la cosa la cosa allora, strana. Ricominciamo da lì, abbi pazienza, devo recuperare un po' di tempo perso all'inizio della trasmissione. Ricominciamo da Yamaha che grana, torniamo subito. Da 35 anni Vamag offre al mercato una gamma di apparecchiature di prova per eseguire ispezioni tecniche periodiche per motocicli, autovetture, veicoli leggeri e pesanti. Ben ritrovati amici, abbiamo preso solo adesso dell'attentato a New York, un altro maledetto che ha falciato almeno 7 morti ciclisti per strada con una vettura urlando all'Akbar, per cui
Complimenti veramente per questo perpetrarsi di azioni assolutamente folli, pazzesche, va bene, in nome della religione, questa è ancora la cosa che mette più terrore. Gigi, ricominciamo, noi dobbiamo trattare di motorsport e lo facciamo con Yamaha che grana, e non è il formaggio grana, parliamo di grana problema. Si guarda, parla di 8 telai cambiati dall'inizio dell'anno adesso. Poi vai tu e poi sentiamo ancora Brusco e gli altri. L'intervista di Meregalli è disponibile, tanti me la segnalano ancora, l'ho sentita, in cui dice la Yamaha e i giapponesi hanno seguito le indicazioni di Valentino, perché evidentemente la strada da seguire era quella, e dopodiché si è innescato, riporto quello che ha detto Meregalli, non sono parole mie. Vai. Allora, riassumo un pezzo di cosa, giustamente come ha detto il signor Bruscolini. Alla fine, il primo anno che manca Lorenzo, la Yamaha è in difficoltà, che sia il telaio o che potesse anche essere il motore come era la Honda, perché alla fine la Yamaha, il motore va bene, va forte, e il succo è che mi dispiace un po' per i ducatisti che vogliono denigrare Lorenzo, però ha portato la sua esperienza, 4 volte campione del mondo, che ha usato una motocicletta per tutti, la Ducati è diventata una motocicletta per tutti. La Yamaha, a seguire le indicazioni di uno o dell'altro, io non voglio dire che sia colpa di Rossi, che sia colpa di Maverick, non lo diciamo lo so. Noi, Meregalli ha detto, io ti sto dicendo, io non voglio dire che sia colpa di uno o dell'altro, però domenica leggo che praticamente non vorrei, a Zarco va bene con la 2016, loro non vuole la 2017, ma la 2016 gliel'ha andata a lui e avevano provato la 2017 e hanno detto che andavano bene. Perciò alla fine ti dico il risultato qual è, che manca Lorenzo e la Yamaha. Secondo te il fatto che la Yamaha sia andata indietro così forte nelle prime gare era sull'abbrivio dell'esperienza che ha dato Lorenzo? Io, guarda, sicuramente c'è una condizione gomma che è essenziale in questo. Però alla fine non essere arrivati al livello della moto vecchia, io l'unica cosa che posso pensare che il problema sia nel motore, nel posizionamento, nella locazione del motore, che poteva essere la Honda 2 anni fa. Però in ogni caso queste cose sono state provate all'inizio dell'anno, e avendo, diciamo, essendosi focalizzati sul telaio, cosa che io ti dico mio parere personale, Yamaha nella sua vita di motociclismo l'unica cosa che non ha mai sbagliato, non ha mai sbagliato il telaio, perché è arrivato col 125 al mondiale con lui, il motore non andava niente, ma girava 15 km più veloce in ogni curva. L'anno scorso ha fatto un update di telaio con una fresata nel lato alto del telaio, e subito è stato giusto per un pilota e per l'altro. Perciò, guarda, la verità è, come ha detto Meregalli, che chi al momento indica questo sviluppo, perché la casa ha la potenzialità di farlo, c'è un problema evidente. O chi è andato via si pensava che non era stato valorizzato così tanto come invece probabilmente è. Vi leggo questo messaggio di Vita da Brindisi, è un gruppo WhatsApp interessante, tra l'altro una bellissima signora, ciao Vita, grazie per scriverci, su questo argomento molto piccata. Yamaha sta raccogliendo il frutto di scelte errate, una su tutte, seguire le indicazioni di Rossi sul telaio quando Vignale si trovava benissimo, ora cercano il Dovi, e no cari amici di Vata, ora vi tenete Rossi, avete mandato via Biagi che è riuscito a vincere con quel cancello di M1 ben 2 gare, avete mandato via Lorenzo che vi ha regalato gli ultimi titoli, avete dentro in casa Vignales che vi ha fatto dominare le prime gare della stagione, e avete in casa Zarco in grado di puntare in alto se supportato a dovere. A voi le prossime scelte. Salutiamo appunto il gruppo di Vita, si chiama Solo MotoGP, che ci seguono con passione e aspettano il Bruscolini a Brindisi. Ciao Vita, grazie a tutti gli amici che ci seguono. Sì, però voglio dire, si fa sempre tempo a tornare indietro, è molto facile tornare indietro. Perché non tornano indietro? Se la moto andava meglio all'inizio stagione. Però Paolo, e se però avessero, guarda che e se avessero cambiato qualcosa frena, che non gli consente di fare quel il passo motore indietro. Il motore non lo cambia sulla 2016, il 2017 non va sulla 2016. Tu cambi, puoi cambiare la posizione, ma l'erogazione del motore lì per se stesso, la meccanica, tu non la cambi. I 5 motori sono uguali, come dici all'inizio dell'anno. Perché è bloccato o perché non bloccato, lo cambia? No, perché il regolamento dice che tu non lo puoi evolvere. Franco, però Ezio, Brusco, se ci sei poi andiamo. Quello. Però uno per volta, uno per volta. Perché la moto che hanno loro è meglio di quella dell'anno scorso.
a parte sul bagnato che non riesco a trovare, non a parte, è meglio di quella di inizio stagione. No, aspetta, l'anno scorso il record della pista, non mi ricordo più che se l'aveva fatto, mi sembra Marquez, era di 58,6 o 58,5 o 59,5, non mi ricordo bene, e Valentino aveva girato con quella della 2016 un po' più alto. Quest'anno con quella moto lì lui ha fatto lo stesso tempo di Marquez dell'anno scorso, ma hanno fatto 59,1 se non sbaglio, 59,2, quindi sono andati più forti la Ducati e la Honda. La Yamaha è andata un po' più forte, ma secondo me sono migliorati molto anche gli altri. Non possono centrare, quindi, anche le gomme, qualcuno ci dice, non può essere, sì, che però, il però, cambio gomme a anno in corso. Allora così stai dicendo che lo sviluppo della Yamaha non è sbagliato, allora in questo caso non è che bisogna castigare Rossi perché ha sbagliato a dare delle indicazioni. Quando Zarco fa questo tempo con la moto vecchia, con l'asciutto, c'è un qualcosa che, per dirti, non puoi dire che Rossi o Vinales non sono all'altezza sua. Non dico. Allora, il problema è che con l'asciutto va meglio. O perlomeno fa anche il giro. E loro non lo fa neanche il giro. Okay. Brusco! Eccomi. Vai. Sono cambiati i parametri. Allora, dobbiamo dirci le cose un po' come stanno, perché sennò giriamo sempre attorno ai problemi, eccetera. Ma lo sapete voi che Vinales è arrabbiato come una bestia? Sapete che voi, che Vinales ha un diavolo per capello per tutto quello che gli è successo dopo questo inizio stagione? Sapete voi che è andato probabilmente amicalmente a fare due chiacchiere anche con il signor Brivio? Ok? Sapete che Vinales, al di là di quello che fanno trapelare i soliti noti per fare, potrebbe essere diciamo così molto interessante per una casa che non è la Yamaha, ok? Voglio dire, Vinales non ne può più, Vinales è stanchissimo, quest'anno ha capito sulla sua pelle che perché Stoner se n'è andato, ok? Perché se n'è andato sbattendo la porta, quindi voglio dire, lui è un poco arrabbiato, pensava di essere un grande pilota, pensava di vincere tutto, eccetera, eccetera, gli hanno dato una calmata. Nella MotoGP non è la prima volta che accade questa cosa, signori. Andate a pensarci. Sì, pensa Lorenzo, questo rivaluta Lorenzo, quanto ha resistito in una situazione difficile, Dario, perché insomma un team ingombrante, complicato. Sicuramente quando sei con un campionissimo, con una prima donna, è sempre molto difficile. Scusate, quest'anno secondo me le gomme anche la giocano molto, una cosa di cui non abbiamo parlato, che le gomme non hanno mai un rendimento uguale, e secondo me nel caos Yamaha hanno giocato molto. Io ad esempio ieri ero anche in aereo, cioè non è che eravamo in due, c'erano anche tanti tecnici della KTM in questo aereo, e parlando con qualcuno erano molto arrabbiati di come andavano le gomme, perché fanno fatica a lavorare, perché non ce n'è una che va uguale all'altra. Quindi sicuramente Michelin ha un rendimento di gomme altalenanti che a turno, senza volere, però a turno, una volta avvantaggia uno, una volta penalizza un altro. Abbiamo visto. A me, per me, non è detto che senza volere. Comunque diciamo, allora io ti dico che a turno succede così, poi è vero. Volere o senza volere, io penso senza volere, perché se fosse volere sarebbe veramente molto brutto, però sicuramente è un dato di fatto. Ma scusa, le gomme non le hanno votate l'IRT, i piloti si sono trovati, guarda, tutti d'accordo? Secondo me il monogomma è un'arma a doppio taglio, anche perché in un mondiale, io penso, opinione mia personale, sarebbe bello che fosse anche un mondiale, Dario, di gomme. È un'arma a doppio taglio se la usa Michelin, perché con Bridges non è mai stato, allora non è il problema del monogomma, è il problema della gestione, perché la Ducati non girava, era una motaccia fino a Barcellona. Dopo Barcellona, giusto per tutti, intelligenza a lavorare sulla moto, è diventata la moto incredibile, la miglior moto, perciò è quello anche il problema, è il gestione loro che non è, perché Petrucci, che parte ultimo e arriva davanti a Rossi, mi sembra che ha fatto un giro di 2 secondi e 2 più veloce che Marquez, pur che Marquez sia in difficoltà, non è una cosa normale. No, non è una cosa normale. Però allora, o uno ha una sabonetta, domenica aveva problemi con le gomme. Scusa, c'è troppa differenza di rendimento. Perfetto. Ed è per un campionato mondiale imbarazzante. Vergognoso. Anche Danilo domenica con le gomme d'acqua aveva avuto problemi, malgrado la bella gara che ha fatto.
Come? Dove Marquez in difficoltà? Qua sull'Aquila non è in difficoltà? In difficoltà ha portato a casa punti, eh? Cioè, ho capito, ma tu devi pensare che a Misano come ha vinto con l'acqua. Sì, ma aspetta, però lui doveva portare a casa dei punti, lui non doveva andare a rincorrere Dovizioso. Ma tu hai visto che momenti casca anche andare così all'ingresso della 15? Cioè, non puoi fare un giro, io con tutto rispetto, che Lorenzo non può fare un giro un secondo e quattro più veloce che Marco. No, hai ragione. Petrucci non può fare un giro di due secondi e qualcosa più veloce che Marco. Però potrebbe essere che lui ha tirato i remi in barca, dice adesso ce la giochiamo a Valencia. Ma siamo brevi, momenti casca. Beh, io questo non l'ho visto comunque. Però sul bagnato è difficile fare questi ragionamenti qua, perché se noi facciamo un ragionamento tra i due piloti che ha fatto primo e secondo, la gestione dei pneumatici, le gomme erano uguali, la gestione dei pneumatici è stata diversa da come il gas apre il gas un pilota e come lo apre quell'altro, perché e come frena, perché come è settata la moto. Zarco è partito, poi le ha finite, Lorenzo le ha quasi finite. Il più bravo è stato comunque, Maezio, così. Tu quando parti, i primi 10 giri, le gomme sono buone. Non è normale che uno fa 2 secondi e mezzo più veloci. Cioè, io ti dico, quando tu ricordi la differenza la fa il pilota. È normale che uno che in testa al mondiale stia un attimo tirato, mentre quell'altro che deve comunque vincere per forza vada alla morte. Questo Dovizioso l'ha fatto ed è stato un grande. Comunque sono capitate tante gare, a parte questa, dove c'è differenza di rendimento imbarazzante, c'è una differenza grande che non è in un campionato mondiale non è Dario, proprio questo che ha fatto perdere un po' la rotta la Yamaha, che secondo me doveva stare un po' più calma, invece ha cominciato a rincorrere le gomme, poche parole, e ha perso la bussola, ha cambiato le telai, invece Zacco che aveva lì è stato tranquillo, doveva andare con quello, ha ottimizzato quello. Credo che come la situazione che ha trovato la Yamaha adesso, con la gomma che probabilmente non si addice a lei, l'ha trovata la Honda e l'ha trovata la Ducati. Solo che prima dicevamo che la Yamaha o chi per sia erano guidati in un modo incredibile, io non so. E alla fine, quando ti trovi col pneumatico che alla fine non è il tuo, no, o è uno che si arrangia molto, come può essere Marquez, che è l'unico, o se no la difficoltà ce l'hanno tutti. Ok, turno solo per salutarvi dopo la pubblicità e per dare il pensiero della serata in chiusura. Franco, a Bruscolini. È un periodo difficile per la Formula 1. Lo ricordiamo appena dopo la pubblicità. Torniamo subito alla Palazzoli. Un minuto. Per un'estate diversa, scegli Laghi Carcana. A soli 5 minuti dal centro di Milano, scoprirai un mondo meraviglioso, composto da 3 splendidi laghi, in un contesto unico, immerso nel verde con fiori, piante e prati verdi. Il luogo ideale per pescare, abbronzarsi, rilassarsi. Zone picnic all'aria aperta, grigliate nelle aree attrezzate. Nel centro dei laghi troverai anche un romantico ristorante, con una splendida terrazza sul lago. Potrete gustare specialità di pesce sia di mare che di acqua dolce, ma anche carni sceltissime e un'ottima pizzeria. Per le tue giornate d'estate, scegli Laghi Carcana. Non potrai più farne a meno. I Laghi Carcana sono a San Pietro Cusico, via privata Carcana, frazione di Zibido, San Giacomo, Milano. Telefono 02 90 00 38 56. Sul web laghicarcana.it. Dario, il nostro amico che ci scrive, Arturo, secondo me siamo io e te, i due obiettivi, diceva, dovreste solo ringraziare Rossi che ha dato a molti di voi la visibilità mediatica, a Lievi Palazzoli non ne avevano bisogno, ha scritto, e vi ha tolto dall'anonimato, no? Poi Merzario che critica il pluricampione del mondo solo per invidia perché non hai nemmeno mai vinto una gara di kart dell'idroscalo, caro Arturo, vedi che Dario se ne intende, uno che capisce, no? Dario, questo qui da casa, ciao Darione, grandissimo, ho detto, come Marchetti così ti parla male? Ti spiega lui come si guidano i kart. Palazzoli, poi vado da Bruscolini. No, stavo solo ricordando che è un periodo particolare questo, perché si sta discutendo della Formula 1 del futuro, 2020. Perché gli attuali regolamenti vanno a scadere e Ferrari e Mercedes non sono molto d'accordo su quello che Liberty Media vorrebbe fare nel futuro e hanno addirittura minacciato di starsene a casa, quindi di andare. Sarebbe andrà avanti o no la Formula 1 senza Mercedes o Ferrari? Qualora dovesse sarebbe succedere, sarebbe una tristezza. No, senza Mercedes sì, senza Ferrari no, impossibile. E la Ferrari potrebbe andare avanti senza la Formula 1? Sicuro, no, sì. No, no.
No. Allora, Ferrari ogni, no. ogni sei mesi dietro Ferrari volevo uscire dalla Formula 1. C'era sempre qualche storia. Una collezione di titoli di Ferrari, esatto. Che dice basta, lasciamo la Formula 1. Guardate che la Ferrari il mondiale nasce nel 50 e a metà del 50 lui con Gianni Brera, che lo intervistò, disse: Potremmo uscire se la federazione non fa quello che vogliamo noi, andiamo. Però la Ferrari è cresciuta grazie ai GT. Arrivo. E ai sport prototipi. Ma adesso non è più quel mondo lì, o no? Ma è un attimo tornare lì. Dici? No, volevo tornare un attimo sul il titolo, sì, che grana della Yamaha, però io non sono proprio così a dittare tutto il problema sui piloti, e solo perché uno può essere antipatico, rossi o non rossi. Io sono convinto che loro le abbiano provate tutte, perché se vogliamo dire che lì alla Yamaha sono diventati tutti scemi di un colpo solo, che è anni che vincono il mondiale, io andrei un po' più cauto. Secondo me sono andati avanti la Ducati, bisogna dar merito anche a chi vince tanto, la Honda che ha vinto tanto, e gli altri che sono un passo indietro, al di là che poi Zarco va meglio su una pista, anche Rossi ha vinto a Assen, cioè, è che la Yamaha a un certo punto si è un po' fermata, magari ha sbagliato qualcosa, ma non è che loro, i piloti, siano diventati scemi, anche se magari Vinales ha detto, te l'ho detto di prendere quella strada là, e Rossi dice no, è meglio questa, però penso che l'abbiano, se provi 8 telai, 10 motori. Cioè, sicuramente la Yamaha ha trovato, non per dar delle colpe, le avranno provate tutte, ma parliamo di più di responsabilità, forse, sì, ok. C'è qualcosa che non è quadrato neanche dagli ingegneri. Gigi, velocissimo, non vorrete più andare a casa stasera. Rimane sempre il fatto che Zarco alla Francia, che è la quarta gara del mondiale, ha fatto, mi sembra, il suo primo podio. Però lui già in Qatar andava fortissimo. Cioè, vuol dire che in Francia gli hanno No, ti sto dicendo questo che tu dici, che ha iniziato con la moto vecchia, è andato forte in Qatar, in Francia ha fatto il primo podio, alla fine dell'anno è partito in prima fila e ha fatto bene, perciò è stato più costante. Questo che tu dici, però trova un punto che non è giusto. Però come sono i problemi? Però aspetta, quello che dici tu è lì, perché il livello, sì, ma il livello è piccolo. E ma lui guarda che ha fatto la pole position al secondo tempo. Va bene, ma chi è che è quarto in campionato, terzo in campionato? Vinales, giusto? Però dov'è Zarco? È un po' più indietro. Zarco è uno che va sopra i problemi, lo vedi come guida, cioè è uno ma va che bene, è però generoso. Tu devi fare un contesto dei 18 Gran Premi, cioè non puoi dire, è vero che Zarco qualche volta è andato bene, però c'è qualcosa nella moto che legge, magari meglio, come dici tu, la 2016 in certi punti, la 2017 è stata meglio le prime tre gare che le ha vinte, qualcosa avevano fatto di giusto. Poi se sparisce tutto, per me vanno avanti gli altri, perché alzi l'asticella, c'è poco da fare. Va bene, scusa Patrizio, vai, poi vado a Brusco. Velocissimamente, guardate che se vi ricordate bene, in passato le moto clienti della Honda andavano più o meno come le moto ufficiali, c'era pochissima differenza, hanno vinto anche molti Gran Premi, e lo stesso era la Yamaha, senza contare una cosa, che spesso e volentieri i giapponesi continuano a cambiare ingegneri, è normalissimo per loro, tant'è vero che, non so, in Formula 1 ha un problema enorme perché non hanno più ingegneri che sanno fare i motori, cioè, quindi voglio dire, può essere che Yamaha ci sia stato un calo magari per quanto riguarda questo, e quindi magari una moto del 2016 è più costante che non una moto nuova che abbia avuto le ultime modifiche, insomma. Va bene, Brusco, a chiudere, sì. Eccoci. No, io volevo dare, scusa se mi permetto, ma stasera Ezio Zanola ha vinto il Gran Premio di arrampicatura sugli specchi, nessuno è stato il primo, ok? Con molto affetto te lo dico, Ezio, perché poi alla fine della giostra fanno il cronometro. Allora, il cronometro che cosa ha detto nell'ultima gara? Ma già perde l'ultima gara, guarda il campionato. Sì, no, guardiamo l'ultima gara. Io guardo l'ultima gara, ok? Non è giusto quel ragionamento lì, Brusco. L'ultima gara dice, Zarco è arrivata a 9 secondi da Dovizioso, che ha vinto, non dimentichiamolo. Il signor Rossi è arrivato a 30 secondi da Dovizioso, che ha vinto. Tra Zarco e Rossi c'è una forbice di 21 secondi, considera che la gara era di 20 giri, quindi vuol dire che qualcuno ha preso qualcosa di più
dalla sì, moto, ma... satellite, di un secondo al giro. Vabbè. Magari non sarà niente, però questi sono i dati, questi qui. Okay. Allora vai, okay. Va bene Brusco, vai a prendere il Gran Premio d'Olanda, Rossi ha dato mezzo minuto a Zacco. Bravo, cioè, stato, e siamo sempre bravo. Lì, cioè, io, bravo, io, quel, no, ma io ho voluto dire, se no non è che ci dobbiamo stare qui, ho voluto solo dire che nel contesto tra la differenza della 2016 sì. e le modifiche del 2017 non ci sono questi abissi, purtroppo sono andati avanti gli altri e magari hanno sbagliato qualcosa i piloti e gli ingegneri, c'è qualcosa che non quadra, è logico, però che sia la colpa 100% di Rossi, perché andiamo a finire lì, non è così, non è detto. Scusa Ezio, questo l'hai detto te, io no. No, però si fraintende quello. No, Ezio, io ho fatto parlare i dati, poi tu hai giustamente detto i tuoi dati, ok? Poi magari che come ieri mi succede che esco dal bar, che arriva uno, si ferma con la macchina e viene lì e mi dice: te la devi smettere di parlare di Valentino, lui è un patrimonio dell'umanità. Quando mi ha minacciato che quello è un patrimonio dell'umanità, io qualche problema sui tifosi gialli ce l'ho, hai capito? Brusco, va bene. Allora, io, per finire, io allora posso fare la domanda opposta. Qual è la soluzione? Chi la fa la soluzione per la Yamaha? Qual è il risultato per migliorare questo problema? Dovizioso. Brusco, ti daremo la scorta. Quindi sei pilota. quindi vai su pilota. Va bene. Grazie Bruscolini, grazie mille. Ragazzi, ci vediamo settimana prossima, lunedì. Non mancate gli altri appuntamenti. Domani sera c'è Storia di Motori. Riproponiamo una puntata di quelle registrate. Domani è vacanza, insomma. Settimana prossima ci sarà Paolo Ciccarone. Poi aspettiamo tutti gli altri. Ringrazio ancora Federico Casoli. Cosa ho detto? Lunedì o martedì ci vediamo? No, lunedì con Bob Ghier, scusate, poi martedì, ecco. Martedì con Pando. Federico Casoli è venuto a trovarci, presto ti rivediamo qua con la tua monoposto, per cui grazie per averci sopportato fino a questa tarda ora e grazie per aver sopportato le nostre tantissime magagne tecniche di questa sera. Grazie, buon Halloween a tutti e un pensiero agli amici di New York che sono stati colpiti ancora così duramente. Ciao! Paddock The Motorsport Magazine in collaborazione con